Dalla rete alla radio. Dalla rete alla radio. Dalla radio alla rete. Un programma in collaborazione con i gruppi Fasobo. Fasobo. Diamo inizio a questo incontro. Solitamente, come la consuetudine, si presentano i relatori. In realtà non farò questo perché li presenteremo nel corso dell'incontro, però alcuni saluti sono doverosi. Ringrazio della presenza la direttrice della Revasta, la dottoressa Capalbo, il dottor Magnoni, direttore del distretto, e il dottor Tiberi, che è il direttore di laboratorio di Arimbasta. Permettetemi anche di ringraziare tutti gli operatori sociosanitari che hanno aderito a questa iniziativa, sono qui presenti. Un saluto alle forze militari, alla Guardia Forestale, al maresciallo Fabio Marottini, che mi ha avvisato che per impegni siamo stati fino a tarda notte impegnati nella festa a causa cantine. Quindi lo saluto anche se non può essere presente momentaneamente. Infine faccio un saluto molto caloroso a tutti i colleghi, gli amministratori, che devo dire insomma una presenza molto numerosa, che è un sintomo che in qualche modo, quando facciamo queste iniziative, no, che hanno proprio una valenza territoriale, che cercano di sottolineare e definire quelle che sono le esigenze e gli aspetti del territorio. Quindi insomma veramente un benvenuto importante. Per noi è un weekend, per Lunano un weekend importante, credo che il convegno sia all'altezza di questo weekend. Dove tutto il paese si anima e cerca, no, di mettersi in gioco per cercare di regalare una 3 giorni a tutto il Montefeltro e a tutto il territorio. Senza dilungarmi tanto, entro un po' nel merito delle questioni di quello che è il tema oggetto di incontro. Dovevamo in qualche modo ringraziare l'assessore Mezzorani e l'ASUR per i lavori che sono stati fatti, che poi inaugureremo al termine del convegno qui al distretto di Lunano, lavori di ampliamento che riguardano gli uffici del centro prelievi, la guardia medica, poi gli ambulatori e il medico di base. E allora, visto che c'era questo ringraziamento, abbiamo detto forse anche il caso di allargare un po' la discussione, no? Di fare un po' un'analisi un po' più generale rispetto al tema della sanità e del sociale, che sono temi molto importanti e molto sentiti, perché riguardano poi spesso la dignità e le esigenze più importanti delle persone. Ecco perché allora abbiamo detto: organizziamo un incontro che sia un po' il modo per fare il punto, visto anche considerato che siamo comunque in una fase di chiusura di quello che è il ciclo della governance regionale, il ciclo regionale che andrà a scadenza in Consiglio nella prossima primavera, e come sapete queste due materie che sono di competenza regionale, quindi facciamo il punto in qualche modo su quello che sono stati questi 5 anni, quello che è avvenuto nel territorio, sui risultati raggiunti, su le sfide da accettare. Non a caso però abbiamo utilizzato nel titolo del convegno il termine sfide. Uno, per dare un senso generale, al di là della sanità, alle sfide dell'entroterra, che viviamo momenti molto difficili, chi è amministratore, chi ha ruoli di governo in questo momento sa di cosa sto parlando. Viviamo tempi in cui l'unica certezza è che non ci sono più certezze.
Quindi sulla base di questo creiamo anche un format che poi in qualche modo possa servire, possa essere allargato anche rispetto ad altre tematiche, oggi ne affrontiamo due. E sono sfide veramente importanti alla luce anche di quello che vediamo sta accadendo un po' negli ultimi giorni, no? Anche l'ultima legge del governo, no? Che vede in qualche modo degli ulteriori tagli sugli enti locali, regioni, comuni, tagli che ormai da anni sono continui e che poi si riflettono importantemente su quello che è il livello dei servizi al cittadino. Quindi questo vuole essere un po' il senso dell'iniziativa, ecco, fare il punto di quello che è stato e darsi probabilmente anche una visione, no? Di lungo periodo rispetto a questo territorio e non solo, perché ormai anche quando, no, ragioniamo di sanità non ragioniamo più, ragioniamo di area vasta, appunto, no? Che è l'area provinciale. Quindi questo è il senso. Mi permetto solo di fare una considerazione prima di iniziare con gli interventi. Vorremmo fosse una discussione seria, lo dico perché purtroppo in questi periodi in cui le difficoltà sono forti si legge spesso atteggiamenti di demagogia, no? Perché è chiaro, quando sono difficoltà e sei costretto a prendere decisioni sempre con meno risorse, no? C'è un rischio di non riuscire poi ad andare nel merito delle discussioni, no? Ma di cadere nella demagogia, e non vorremmo fosse questo, vorremmo che fosse un'analisi nel merito. Vorrei che in qualche modo si lanciasse anche un'idea che non è possibile, no? Si legge un atteggiamento quasi anche, no? Di poca solidarietà tra enti, tra vari livelli, perché nelle difficoltà poi l'obiettivo è quello sempre di cercare di scaricare quelle che sono le difficoltà sul livello più basso. Quindi lanciare anche un messaggio che quando si parla di programmazione, quando si parla di cose importanti, bisognerebbe farlo anche nell'ottica di ragionare insieme, non di trovare il punto debole sulla quale scaricare, no? E purtroppo alle volte la sensazione, no? Dal governo nazionale, giù via, si legge un po' questo atteggiamento. Quindi lanciare anche un messaggio di solidarietà da quello che è la discussione. E alla fine è anche un messaggio, secondo me, e sono contento che oggi qui ci siano presenti sia maggioranze e minoranze di questo territorio, perché al di là di quello che è poi la discussione elettorale, dalla quale siamo usciti, la maggior parte anche dei comuni di questo territorio qualche mese fa, poi credo che l'obiettivo e il tema di tutti sia quello di costruire un territorio più forte, più organizzato, più pianificato, che si rifletta nel dare poi servizi, no, di maggiore qualità e più buoni. Questi insomma sono i messaggi, no, che stanno alla base anche di questo dibattito che oggi vogliamo fare. Quindi molto bene questa presenza, che credo sarà utile e ci serve in qualche modo anche a così mettere un metodo di lavoro, no? Che non sia solo oggi, ma che poi teniamo anche un po' nei vari confronti che vengono fatti sul territorio. E io termino, non la faccio tanto lunga, anzi forse già la faccio troppo lunga, il Merino dice che parlo troppo, quindi sono padrone di casa, posso prendere. Saluto anche il nuovo presidente della Commissione Europa di Mercatino, Giovannetti, l'ho visto adesso, prima non l'avevo visto, insomma, un nuovo incarico con il quale facciamo un grosso in bocca al lupo. Dopodiché passiamo al primo intervento, partiamo anche gli interventi, in qualche modo da copertina che abbiamo inserito, sono strutturati cercando di tenere quella che è una dimensione, quindi partiamo da quella che è la dimensione regionale, che è competente nei temi che trattiamo, quindi con l'assessore, con il consigliere Traversini, consigliere di Cantiano, dell'entroterra, che vive un po' come noi, no? Le peculiarità, le caratteristiche dei territori precollinari, cerchiamo, no? Con un'introduzione di fare un po' il punto su quello che è il tema della sanità e del sociale rispetto alla regione Marche. Gino, prego. Sì, grazie Sindaco, intanto
saluto anch'io i presenti. E il compito è quello di introdurre due settori, due temi molto importanti. La mission che diceva il sindaco, condivido, è quella di uscire da un dibattito cercando di capire come arrivare a un territorio più forte, a servizi efficienti, servizi di prima qualità, in due settori così importanti, reputo quelli che sono della sanità e del sociale. Sono importanti per tutti i cittadini, lo sono in particolare, secondo me, per le aree interno e entroterra. Per dire questo mi rifaccio a quello che ha detto Barca, che è venuto in consiglio regionale, di grandissimo spessore il suo intervento, dicendo che se vogliamo trovare una soluzione per l'entroterra in generale, bisogna vedere qual è la situazione e invertirla. No, importante non è l'altimetria, e sono d'accordo, dopo ti spiego anche perché, ma sono importanti l'accessibilità dei servizi, la situazione demografica, l'invecchiamento della popolazione e come invertire la rotta. Dico non è importante l'altimetria perché da noi, guarda caso, coincide spesso questi fattori negativi di difficoltà dei servizi, di invecchiamento della popolazione coincidono con l'altimetria. Non è per l'Italia però, quindi è giusto che lo dica questo, perché Cortina d'Ampezzo non ha le stesse problematiche nostre, pur essendo in latitudine. Quindi quello che è importante è l'accessibilità dei servizi e l'invertire. Ecco, per invertire la marcia rispetto a questi territori, sicuramente accessibilità dei servizi ha bisogno, non solo per mantenere sul territorio le persone, la gente, i cittadini, i giovani hanno bisogno sicuramente di lavoro, ma in prospettiva e anche nell'immediato hanno bisogno di una sanità che funzioni, quindi i servizi al cittadino, e hanno bisogno in prospettiva, ma anche da subito legate alla famiglia, di buone politiche del sociale. Ecco perché sono due settori che importantissimi sicuramente per tutti i cittadini, ma in particolare per l'entroterra. Ecco, nel parlare però di sanità, della riforma sanitaria e poi del sociale, bisogna fare un piccolo un screening di quella che sarà la situazione, capire un po' come siamo arrivati alla riforma, alle difficoltà, perché sennò altrimenti si dà un giudizio affrettato. Io in consiglio chiaramente nelle varie passaggi delle riforme sanitarie mi sono sempre battuto e cerco di battermi d'accordo anche in sintonia con l'assessore per spostare sempre più il baricentro degli interessi, dicevo, dell'entroterra, però non ho mai nascosto che se non avessimo affrontato questo dibattito le cose sarebbero andate diverse, e mi spiego, cioè per inquadrare questo bisogna capire com'è la situazione, il bilancio della regione intanto, abbiamo un bilancio ormai ridotto, che non è poco, di 4 miliardi di euro, ma che era all'inizio di 5 anni di 5 miliardi, quindi un taglio di un miliardo secco. Ecco, su questo poi c'è l'ultima situazione di questi giorni, il dibattito dei 36 miliardi di taglio, che potrebbe comportare, io leggevo le stime di Marcolini, che è assessore molto attento, per la regione 110 milioni di euro, e per i comuni e le province altri 80 milioni, quindi significa, adesso arriverà Tagliolini, che è diventato presidente da poco, se passa questo, io già la provincia ha difficoltà, non so come riusciranno ad andare avanti, però su questo è un'altra cosa in più, ma noi avevamo una situazione di quel tipo, abbiamo gestito, cioè gli ultimi 5 anni 1 miliardo di tagli. Sui 4 miliardi del bilancio, quasi 3 miliardi sono sanità, e significa che se c'è un aumento dei costi della gestione del 5%, se fate belli conti, significa diversi milioni di euro che ogni anno tu devi trovare per gestire la sanità. In più, e questo lo dirà l'assessore, però sono dati che è bene che nel dibattito, secondo lui, fa le conclusioni, venivamo da una situazione di 10 anni, di una situazione debitoria o di difficoltà nazionale, ma che aveva la Regione Marche, che se non fosse stato portato avanti un piano di risanamento, eravamo commissariati. Questa è la realtà. Noi siamo gli altri 5 anni, non prima gli altri 5 anni, e poi questi hanno completato, cercano di completare questa azione che mette in equilibrio e ha posto la Regione Marche tra le regioni più virtuose d'Italia. Questo cosa ci ha permesso? Ci ha permesso di evitare di avere una riforma che stiamo attuando, che stiamo discutendo,
con situazioni sicuramente da correggere, situazioni che si stanno man mano correggendo, no? Che l'assessore sta portando avanti anche nei dibattiti con i territori, ma che se non avessimo fatto saremmo arrivati al commissariamento. La vicenda del Lazio lo dimostra. In una settimana sono stati chiusi diversi ospedali, perché poi alla fine arriva il commissario e non è che sta lì a fa un conto ragionieristico, non importa del servizio di Cantiano o di Lunano, fa solo conti da ragioniere, e quando si fanno i conti da ragioniere l'entroterra è sempre penalizzato perché non abbiamo i numeri. Ecco, questa è un po' la situazione che ci ha portato poi ad affrontare una riforma, dicevo, necessaria, e che qualcuno neanche voleva, perché questo devo fare una parentesi, quando dicevo del commissario, molti politicamente hanno fatto anche il ragionamento, ma fin dei conti facciamo più dei nostri ospedali al governo e noi ce ne leviamo le mani. Ecco, credo che questo atteggiamento che si è evitato deve essere un atto, presa in considerazione, un atto di responsabilità forte, di aver detto no, la vogliamo gestire cercando di dare il massimo livello di servizi sanitari alla nostra regione. E su questo è stata portata avanti una riforma abbastanza chiara secondo me, dove molte cose ancora vanno riviste o vanno puntualizzate, alcune cose vanno riviste, ma è chiara nel senso di riduzione di quelle che erano le zone da 13 alle aree basse, è stato fatto, ASU regionale, quindi controllo e centralizzazione della politica regionale sulla sanità, e poi la partita della rete cliniche e le case della salute. La sanità in effetti andava riformata non solo per una questione economica, ma andava riformata anche per una questione oggettiva, nel senso che ormai la sanità non è più quella di una volta, che bastava la sala operatoria con un po' di bisturi, la differenza la faceva il chirurgo, no? E negli ultimi 30 anni ha avuto un'accelerazione, anche 20, accelerazione spaventosa, secondo me, poi ne sono i dati, la questione della nuova tecnologia che ci salva la vita, che costa, e non tutti gli ospedali possono dare lo stesso servizio, quindi vanno fatte delle scelte. Io ho una dimostrazione personale, all'inizio degli anni 90 mio padre ebbe, quindi parliamo di 20 anni fa, dopo che era malato di un ictus ischemico, si curava per l'ischemia, ha avuto un'emorragia, che è classica, dopo 5 anni. È andato in coma, ospedale di Cagli, è stato 3 giorni con farmaci ambivalenti perché non sapevano se era emorragico o ischemico. È successo dopo alcuni mesi un episodio simile, sono andato ad Ancona, l'hanno sceso al piano di sotto, gli hanno fatto l'attacco e in 2 secondi ha potuto dargli la cura. Ecco, quella è la differenza in termini, fa capire come la sanità è cambiata, cioè come ti salva la vita. Quindi pensare che poteva essere replicato quel sistema in tutti gli ospedali non è possibile. Allora la riflessione, io vengo dallo stesso territorio che è montano, casa della salute, no? Chi ha l'ospedale a Cagli soprattutto, anche siamo scesi, no? Vogliamo l'ospedale, il problema non è il nome che interessa i cittadini, noi dobbiamo porci il problema cosa serve ai cittadini del terra. E cosa serve ai cittadini del terra? Sicuramente non gli serve apparecchiature stratosferiche che potremmo non avere, non mantenere, servono alcune cose fondamentali. Poi se si chiama Casa della Salute, se si chiama Mario Rossi o c'è 2H o ce n'è uno, secondo me serve poco, i cittadini vogliono garanzie sulla salute. Allora, il primo problema è il pronto intervento, e credo che si sta facendo un lavoro, si è fatto una certa risposta, va potenziato, ma mi sembra che funziona abbastanza bene. E questo nuovo sistema del 118 che ti arriva è già un pronto soccorso a casa, perché di fatto ti arriva, ti stabilizza, c'è il dottore e dice dove andare secondo la gravità. Non è più il vecchio pronto soccorso che arrivava, ti caricava, poi andare in ospedale già per 6 mezz'ora, poi a seconda della visita andare da parte altra parte. Quindi è un passo avanti. Se poi questo va ancora potenziato per le esigenze dell'entroterra è un altro discorso, e su quella seconda delle situazioni si sta intervenendo. Tra parentesi, sì, è ragionamenti che sono fatti tante volte. Oltre al pronto intervento abbiamo bisogno di diagnostica veloce, quindi per alcune situazioni evitare che la gente dell'entroterra si sposti, perché la salute sono nell'entroterra,
da altre parti credo che sia importante, su questo si sta lavorando, poi alla fine non è cambiato nulla, no? Mi sembra di tutto questo. La questione più importante, lo dicono i dati, è legata alla lungodegenza, agli anziani, la nostra popolazione anziana, e io dicevo, l'ho vissuto sulla mia pelle, una volta stabilizzato mi pare averlo ad Ancona o averlo a Cagli, che potevo tranquillamente averlo lì, e cambiava tutto, quindi avere la possibilità della lungodegenza dei nostri anziani, o principalmente. No, scusa, salutiamo l'onorevole Morani, vieni, comodati pure qua. Dicevo, questo è sicuramente un'esigenza. Poi c'è un'altra cosa molto importante, questi ospedali in questi anni hanno avuto giustamente degli investimenti importanti, Sassocorvaro, Cagli, per tutti gli ospedali entroterra, hanno sale operatorie funzionanti che possono dare risposte alla gente del territorio, le possono dare anche comunque nel sistema sanitario, e su questo si sta facendo. Io credo che se la gente gli si dà la garanzia, la certezza di diagnostica, lungodegenza, possibilità di sale operatorie che funzionano per tutti quegli interventi che vengono fatti in un giorno, io credo che la gente alla fine la riforma la capisce e la accetta, come sta facendo. E l'altro giorno ho portato mia suocera, perché poi serve il caso personale, a operarsi di cataratta. Mio padre aveva fatto Urbino 20 anni fa, era stato ricoverato 4 giorni, ho portato mia suocera, è arrivata alle 1, alle 8 di sera l'ho riportata in macchina a casa. Ecco, sta cambiando la sanità, quindi pensare a modelli diversi, una situazione diversa, non solo per motivi finanziari, ma anche per motivi di cambiamento di quelle che sono le esigenze, va fatto. Ecco, il discorso casa della salute e servizi, secondo me al cittadino interessa poco il nome, interessa capire che ci sono dei servizi, quei servizi fondamentali, e che devono esserci comunque. Qui è il punto di caduta su cui vogliamo e dobbiamo avere garanzie dal piano sanitario. Poi c'è tutto il discorso delle reti cliniche che si aggiorna in questo, che secondo me è intelligente, dove tu devi avere poi il livello superiore di servizio sanitario una volta che tu sei entrato nel caso della salute ospedale, che noi consideriamo ospedale di territorio. In tutto questo c'è e ci sta anche la grande riforma, nella riforma la questione dell'ospedale unico. Anche perché è fondamentale fare economie, razionalizzare, quindi se arriva a questo progetto ci deve arrivare, lì si dovrebbero trovare risorse anche per potenziare nel resto del territorio gli ospedali e i servizi al territorio, la casa della salute e i servizi al territorio. Ecco, su questo devo dire a gusto politico che forse come entroterra noi nella parte iniziale del dibattito sull'ospedale unico siamo stati un po' sgarenti, nel senso che abbiamo lasciato che il dibattito, siamo stati un po' sgarenti secondo me, sì. Però potevamo far di più, io dico, sono parte in causa, no? Nel senso che abbiamo lasciato che il dibattito fosse come se il problema fosse tra Fano e Pesaro. In realtà il problema dell'ospedale unico non è un problema solo tra Fano e Pesaro, era un problema anche dell'entroterra, perché è legato alle risorse e perché è un problema di eccellenza, quindi di servizi, che non è solo tra Fano e Pesaro, e ci riguardava. E noi l'abbiamo un po' vissuto esterno, abbiamo provato, ma non siamo stati incisivi, perché la collocazione non era, poteva essere un secondario, ma è stata decisa ormai a tempo, e lì comunque non si può riaprire il dibattito dove farlo, perché sì, riaprire il dibattito oggi dove fare l'ospedale unico significa non farlo, e non farlo significa mandare all'aria l'intera riforma, non trovare risorse che ci interessano anche nell'entroterra. E questo deve essere chiaro, perché spesso lo vediamo con qualcosa di lontano, in realtà non è lontano e ci appartiene anche la questione dell'ospedale unico. Quindi per chiudere, i temi sono questi: c'è una riforma da discutere, necessaria sia per il cambiamento della sanità, ma sia per imposizioni, che spero che i nuovi tagli non ci costringano a fare altre situazioni,
situazioni appunto dal punto finanziario che se non fossero state portate avanti e ancora vanno completate rischiava l'intero sistema del servizio sanitario. Brevemente, non brevemente, sarebbe da parlare ma brevemente perché mi avevo promesso 20 minuti, adesso 16. Il collegamento è necessario come introduzione. No, è il collegamento stretto con il sociale, no? Sono prettamente legati perché il sociale, tutto il sistema sociale fa risparmiare i soldi a sanità, lo dimostra, è prettamente legato, è una cenerentola dal punto di vista finanziario rispetto alla sanità, perché mentre siamo su 3 milioni di euro nella questione della sanità, siamo a 68 milioni il sociale, quindi capite benissimo qual è il rapporto del sanità sociale al punto economico. Però va anche detto che gli effetti, secondo me, non è che preferisco parlare di sociale, sono un po' più portato a far questo perché l'ho vissuto anche da Presidente della Comunità Montana che coincideva con l'ambito sociale. Gli effetti moltiplicatori dei benefici sono enormi, quelli del sociale. Ha fatto un lavoro eccezionale perché dal 2000 che è stata la riforma nazionale, la Regione ha messo in piedi gli ambiti che hanno coinciso con le comunità montane nel nostro interno, questo bisogna dirlo, e hanno dato il potere decisionale ai sindaci, la conferenza dei sindaci che ha deciso dove fare gli interventi, ha deciso quale fosse il piano sociale, ha deciso dove dare risposte nell'ambito degli anziani, dei giovani, degli immigrati, politiche sono state fatte e che hanno funzionato. La Regione dal canto suo ha evitato in questi anni di tagli, dicevo prima da 5 miliardi di euro si è passati a 4 miliardi, però il sociale è stato lasciato invariato, nel senso non ci sono stati tagli. A questo va aggiunto al sociale importante per la questione di integrazione 7 milioni di euro, se non sbaglio, della sanità che si inserisce perché finanzia le prestazioni sanitarie all'interno della casa di riposo. Su questo io credo che bisognerebbe aprire una parentesi, è proprio l'esempio di integrazione che funziona tra sociale e sanitario, perché quei soldini lì da una parte hanno fatto vivere la gestione del casa di riposo, altrimenti rischiavano di chiudere, ma quei soldini lì hanno anche permesso alla sanità di risparmiare, perché quegli anziani in casa di riposo altrimenti se fossero stati a casa avrebbero fatto avanti e indietro dall'ospedale. Questa è la verità della situazione, quindi siamo in una situazione dove 7 milioni di euro in realtà producono la salvezza del case di riposo, residenze protette per anziani, al tempo stesso può risparmiare sulla sanità. Quindi un'integrazione che ha funzionato e sta funzionando, e che anche su questo il dibattito è come riuscire a potenziare, forse la viabilità andrebbe integrata, la spesa aumentata, perché veramente sta dando e dà dei benefici eccezionali, tanto più lo dà nell'entroterra. Chiudo dicendo che l'altro giorno ha iniziato sul sociale il percorso della legge del sistema integrato del servizio sociale regionale. Ecco, finalmente dopo 10 anni dal 2000, il momento in cui a livello nazionale si legiferava e si dava indirizzi sul sociale, si mette tutto questo lavoro che è stato fatto, la legge non fa altro che portare in legge, in norma, l'ottimo lavoro che si è fatto in questi anni, che si sta facendo e che sta andando avanti. Su questo nella legge si sventa quello che almeno nell'entroterra il sottoscritto e altri, dice Michele Magnani, che lo sa benissimo, è una battaglia di anni, di chi voleva ridurre gli ambiti sociali da 23 a 13, se non sbaglio, Michele. Noi abbiamo detto sempre no, perché sociale e sanità si devono integrare, devono dialogare, ma non sono la stessa cosa, perché intervenire in politiche mirate del sociale lo si fa in ambiti territoriali vasti, ad esempio, con pochi abitanti, ecco qui ragioniere, no? Non è così. Un terzo degli abitanti delle Marche abita in 2/3 del territorio delle Marche, quindi
calcolo sul sociale non può essere tipo ragionieristico, cosa che è più semplice farlo per la sanità, perché la prestazione può essere equiparata. Il sociale ha le problematiche di quel territorio e vanno visti in un ambito ristretto. Quindi il fatto di avere 23 ambiti sociali che in guarda caso nell'entroterra coincidono con la comunità montana è stata la carta vincente che ha dato una risposta a un buon lavoro che si è fatto. L'integrazione sta funzionando bene, soprattutto devo dire nell'entroterra, almeno questi sono i dati, anche questo è un altro elemento che ci fa onore. I risultati buoni del sociale sono dovuti anche a una forte integrazione tra sanitario e sociale che nell'entroterra c'è. Quindi questo sistema lo difendiamo. La legge è una buona legge, poi si ritornerà sicuramente Michele perché giovedì è stato in commissione, si può migliorare come vanno viste situazioni della riforma sanitaria, anche questa legge si può migliorare, troveremo il modo anche su altri incontri, però mette in garanzia tutto il lavoro, secondo me, che è stato fatto e che è buono. Io mi fermo qui, il mio compito è dare degli spunti a quelli che sono i temi della sanità e sociale. Spero che vi siano serviti, grazie. Grazie Gino, insomma un intervento panoramico, però poi ovviamente abbiamo il dibattito, quindi no, ci sono elementi da approfondire, sulla quale ci saranno ulteriori passaggi che facciamo dopo. Mi fa piacere che l'onorevole Mario sia riuscita a venire per farci un saluto, aveva altri impegni quindi non poteva essere presente, però quindi adesso ti do la parola per permetterti. Buongiorno a tutti, è poco più di un saluto perché comunque stamattina, adesso devo andare ad Ancona, oggi abbiamo diversi impegni, anche siamo un po' in giro, insomma anche il sabato. Sono due cose sul tema in discussione oggi all'ordine del giorno che ha fatto bene il sindaco a porlo come una questione prioritaria. Perché la questione sanitaria e sociale, soprattutto per i territori come il nostro, è una questione prioritaria. Però volevo dire un paio di cose che il nostro assessore regionale non dice mai, perché ha questa modestia estrema che lo caratterizza, invece bisognerebbe dirlo. Perché io sono un po', diciamo, fissata con i dati, vado sempre a vedere un po' le classifiche. E non so se noi siamo consapevoli che dai dati dell'OCSE la sanità marchigiana è la seconda miglior sanità in Italia dietro Trento e Bolzano. Trento e Bolzano hanno trasferimenti che sono esattamente il triplo rispetto alla Regione Marche. E quindi bisogna dare atto e merito di un lavoro difficile, pieno di sacrifici, che è stato fatto in questi anni, ma che porta la sanità marchigiana ai primissimi posti della sanità non solo nazionale, ma anche europea. Con questo non voglio dire che non ci sono problemi, che abbiamo tante cose ancora da risolvere. La prima cosa che mi viene in mente, che è quella più odiosa, è la questione delle liste d'attesa, poi Almerino lo sa molto meglio di me. Però in questa, come dire, in questa fase così complicata per il Paese va dato atto e merito ad un assessore che ha fatto in questi anni un lavoro difficilissimo che porta le Marche, vi dico, nelle classifiche più alte, che è un lavoro che ancora non è finito evidentemente perché abbiamo bisogno di completarla la riforma. Questo per dire che tutto quello che sta succedendo in questi giorni, vedete le proteste dei sindaci, dei presidenti delle regioni sulle ipotesi che sono state prospettate nella legge di stabilità, per quello che riguarda la Regione Marche in particolare, per noi diventa un problema molto grosso. Perché per la nostra regione, se dovessero rimanere come sono previsti questi tagli, significherebbe un taglio di quasi 100 milioni di euro. Allora io ieri mi sono permessa sommessamente di chiamare il Presidente del Consiglio e di prospettargli delle ipotesi diverse, proprio perché ci sono alcune regioni come la nostra che hanno fatto un passaggio difficile e complicato, un passaggio virtuoso, che non dovrebbero essere penalizzate rispetto ad altre regioni che questo passaggio difficile non l'hanno fatto. E mi spiego per farci capire in ordine di grandezza di che cosa stiamo parlando.
La Regione Lazio ha un deficit della sanità pari a 700 milioni di euro. La Regione Puglia ha un deficit pari a 334 milioni di euro. La Regione Marche ha un più 130. Questo perché, vi ripeto, negli anni è stato fatto un lavoro che è un lavoro assolutamente pregevole. Io credo che, e non è come dire una posizione leghista, ma è una posizione di buon senso, che in tutta questa partita rispetto ai tagli si dovrebbe privilegiare chi come noi in questi anni ha fatto un lavoro di grande sacrificio. E quello che mi sono permessa di proporre è di iniziare da chi è in deficit, senza escludere nessuno, nel senso che tutti quanti dobbiamo partecipare a questo momento di compressione delle spese del pubblico, però una volta fatto il passaggio nelle regioni non virtuose, poi in maniera proporzionale su base demografica distribuire il taglio nelle altre regioni. Io ho fatto questa proposta, credo che insomma possa essere una proposta di buon senso, dopodiché non so se andrà a buon fine o non andrà a buon fine. Certo è che per noi significherebbe un sacrificio che non credo che possa essere sopportato, anche se Alberino è bravo, che ha risparmiato, ha fatto la formichina in questi anni, non so se noi riusciremo a sopportarlo questo tipo di sacrificio. Perché poi tutto questo si rifletterebbe purtroppo nella sanità che riguarda i territori più difficili come i nostri, perché in questi anni abbiamo fatto un'operazione assolutamente, qualcuno non la condivide, ma io credo che sia un'operazione assolutamente intelligente del pubblico privato, la Montefeltro Salute a Sasso Corvallo. Se non avessimo avuto quella struttura lì, probabilmente avremmo avuto il deserto rispetto ai servizi sanitari nel territorio. Ci sono momenti in cui bisogna saper fare delle proposte innovative. Noi siamo stati capaci di farla nei tempi giusti e questa proposta ha permesso di salvaguardare la tenuta di un territorio, perché poi quando si tratta di sanità si tratta della vita delle persone, non è che sono banali conti più e meno dei bilanci, ma si tratta della vita delle persone. Quindi noi abbiamo fatto una scelta giusta nel momento giusto. Io credo che queste scelte giuste dobbiamo continuare a farle, e la direzione che abbiamo preso, seppur nella quantità di problemi enorme che abbiamo, la strada sia quella giusta. Quindi io mi fermo qua e faccio complimenti al sindaco per la festa, speriamo che il tempo tenga, perché tutti gli anni ci abbiamo sempre un po' la sfiga del maltempo, però volevo salutarvi, volevo salutare l'assessore, la dottoressa Capalgo, Conti, Maiani, Traversini, volevo salutare tutti voi presenti e vi auguro una buonissima giornata. Grazie Alessia. Allora, a questo punto era in programma l'intervento del neo presidente della provincia, Daniele Tagliolini, sindaco di Peglio, ma è in ritardo, quindi slittiamo l'intervento al commissario straordinario della comunità montana Maiani, alla quale chiediamo un attimo di fare il punto a livello territoriale, no? Rispetto anche a quelli che sono stati gli avvenimenti degli ultimi 5 anni, no? Questa non è la prima inaugurazione, ce ne sono state altre, no? Frutto comunque di una programmazione, di una logica. Quindi a richiedere chiediamo un po' di farci il punto su quelli che erano gli obiettivi che ci eravamo dati qualche anno fa, quelli raggiunti, quelli sulla quale ancora bisogna lavorare, e magari anche qualche prospettiva rispetto al futuro. Prego Michele. Allora, grazie dell'invito. Non farlo, devo tenermi vicino. No, ringrazio l'ottimo sindaco Mauro Dini per questa opportunità. Avete sovrintendente come fare le pause? Sembrava sentire a Craxi. È capace di tenere l'attenzione. Non l'ho mai sentito Craxi. Vedi, però secondo me insomma è l'influenza di un anno che ha fatto.
ovviamente. Io la dico così, il tema che ha scelto per questa inaugurazione, per questo incontro, Mauro, lo dico subito, cioè il concetto di sfida a noi è una questione che ci sta molto a cuore, perché io vorrei un po' ricordare, siccome comincio ad essere un po' anzianotto d'età e anche qualche quello bianco sono tutti, che noi la spending review o la revisione della spesa, come si vuol chiamare, o la riorganizzazione del servizio sanitario l'abbiamo immaginati 10 anni fa, ok, vediamo, no? I sindaci cominciano a dire, cioè, e l'abbiamo fatta perché abbiamo detto noi vogliamo costruire qualcosa che sia utile. Per cui io voglio ricordare a tutti, dopo che noi 12 anni fa, se non vado errato, 12 anni fa abbiamo detto superiamo la chirurgia generale all'ospedale San Corvara e andiamo al desagering e andiamo a costruire la Montefeltro Salute. Liberi qualcun altro se no si è messo, come dire, se a lavorare. L'amico Giacomo mi ha fatto tutti i consigli comunali in cui è andato a spiegare perché questa cosa, mi fa piacere di ricordare che il primo consiglio comunale che votò nel territorio l'idea di trasformare la sanità e farla diventare quella che oggi è nata a Montefeltro è fu il consiglio comunale di Montesegnone con l'allora ottimo sindaco Maiani che era lì. Allora noi questa cosa ce l'abbiamo bene in testa, invece di fare cosa cominciamo a dire? Facciamo la trasformazione, cerchiamo la sfida, cominciamo a costruire l'idea della società pubblica privata e andiamo a distribuire una serie di servizi sul territorio. Ed erano le superfici, il servizio di pronto intervento a Mercatino Conca, dove è nata la società per l'associazione con l'Europa e con il sistema, perché io saluto il dottor Giovannesi che è il presidente in questo momento, e abbiamo costruito una serie di obiettivi, ci siamo dati una serie di obiettivi, la serenità. No, l'ultima era questa, fino al mio ordine dell'edilizia, per cui oggi, come dire, finiamo prima qui perché non voglio andare avanti. Torniamo al nostro ragionamento sulla sanità. Noi sulla sanità cosa ci siamo posti? Abbiamo posti obiettivi e devo dire che li abbiamo raggiunti tutti. Li abbiamo raggiunti tutti per un fatto semplice, prima di tutto, che è un fatto politico, non è un fatto tecnico. Ed è la strategia delle lanterne che definiva l'ex ministro Barca, che ha detto l'altro giorno in maniera chiara il Consiglio regionale. Si costruisce novità dove ci sono reti di relazioni, lui usava questo termine, reti di relazioni stabili tra i comuni. Io aggiungo e tra i sindaci. Chiaro? Allora, dove tu riesci a costruire reti di relazioni stabili, in cui c'è un percorso condiviso, in cui decidi le cose, alla fine porti a casa il risultato. Perché quello che propone non è il frutto di una valutazione così generale, ma è il frutto di un ragionamento. Questo è il grande patrimonio politico che c'è in questo territorio. Che mi porta a dire che se lo smaniamo, per usare un termine non molto elegante, no, ma chi sta in campagna no? Capisce, perché noi siamo un po' lontanari campagnoli, rischiamo grosso. Lo dico perché, non recentemente, voglio citare perché secondo me l'ha fatto, l'amico Luciano Arcangeli, sindaco di Macerata, in cui ci siamo trovati un tavolo ministeriale in cui ci parlavano della, purtroppo, secondo me, chiusura del carcere di Macerata Fetria. Luciano ci ha dovuto e arriva al ministero che dice no, ma noi pensiamo di fare questo. Noi eravamo altri sindaci, c'ero io, c'era, no? Abbiamo detto no, voi se andate via, lasciate lo stabile noi, perché il patrimonio del Meniale diventa patrimonio del comune, costruiamo noi un progetto su quella struttura e noi saremo in grado di farlo, che magari anche sul socio sanitario. Chiaro? Lo dico qui perché lo dico, scusa Luciano se ti, come dire, ti rubo l'idea, però l'ho detto tengo la mano avanti, nel senso che questa è la mentalità, l'approccio giusto e corretto rispetto a questo. Chiaro? Brevemente.
Assolutamente. Le nuove sfide quali sono? Le nuove sfide l'ha già detto Gino, cioè noi dobbiamo fare delle nostre strutture del territorio delle strutture sempre più efficienti. Noi dobbiamo costruire una rete stabile di rapporti dei comuni, dobbiamo incrementare la dotazione, come dire, diagnostica di questo territorio, abbiamo bisogno che la gente non vada fuori per fare chissà che cosa, e abbiamo bisogno di delle strutture sociali che sono sanitarie, che siano in grado di rispondere a un bisogno della nostra popolazione. La nostra popolazione ha bisogni crescenti di assistenza, soprattutto la lungodegenza, soprattutto l'Alzheimer, che ormai io ce l'ho in casa, ne so qualcosa, che è una questione per noi fondamentale. C'è una forte incremento della cronicità. Sulla cosa non sono d'accordo con Gino. Gino ha detto, forse noi dell'Alto Terra sul problema dell'ospedale unico, penso alla farlo, siamo stati un po' latitanti, è vero, no, non siamo usciti sui giornali, ma perché siamo anche gente modesta che non ha montato la vita sui giornali, però molti di voi si ricorderanno che in questa sala, non più tardi di 2 o 3 anni fa, 2010, novembre 2010, poi tra l'altro, proprio fa bene, no, Claudio il sindaco era allora, noi facciamo più il convegno in cui dicevamo, l'ospedale unico che bisogna fare è la madre di tutte le battaglie, perché giustamente, perché abbiamo bisogno di una sanità di qualità, e abbiamo bisogno di una sanità di qualità che costi efficiente, che costi anche giusto, perché sennò continueremo a andare, adesso io non voglio prima polemica, bisogna diventare a dare 20 milioni di euro all'anno ai romagnoli che per le anche e le protesi al ginocchio, come è successo l'anno scorso. Ok? Allora, mentre invece io vorrei avere la possibilità di fare l'ANCS, ormai ne avessi bisogno, in una struttura pesante, magari di qualità. Allora, credo che fu detto, è vero che lì si possono avere l'efficientamento del sistema, la riduzione dei costi, eccetera. Quello invece che a noi interessa è l'integrazione col sociale, perché è fondamentale. Anche qui non scopro niente, non dico niente di nuovo, lo sappiamo tutti. Una giornata di degenza all'ospedale di Sasso Corvaro, seppur a bassa intensità, costerà 600-700 euro al giorno. No? Forse anche di più. Una giornata dentro una struttura protetta costa 120 euro al giorno. E questa è la differenza. Allora abbiamo bisogno di più strutture protette, più strutture, e più assistenza domiciliare. Noi come ADI, assistenza domiciliare, sentiamo a casa 52 persone che sono assistite dentro, per cui non vanno in ospedale e non costruiscono un costo ragionevole. Per cui abbiamo insistito molto sul fatto che il sociale deve essere un punto fondamentale di integrazione. L'ordine di valore, l'adesso per il Gino, parliamo di 2 miliardi, 200 milioni rispetto a 68 milioni, ma l'effetto che ha è molto forte. E noi nel nostro territorio, qui piccolo territorio, nel nostro ambito, quest'anno un bilancio di 1.380.000 euro. Noi facciamo interventi sul sociale per questo valore. I sindaci lo conoscono bene, siamo a buon punto. Siamo in grado di costruire. La legge regionale sui servizi sociali è una buona legge, mi permetto di dire, quella che sta venendo fuori. Devo dire anche finalmente che viene fuori. Gino è stato un po', come dire, educato, giustamente, dal consiglio regionale. Io però sono dall'altra parte, io sono a volte meno educato, ho voltato la voce. Cioè, dopo 10 anni finalmente riusciamo a fare questa legge, e 5 anni che la stiamo discutendo in commissione. Devo dire che siamo arrivati a un buon equilibrio, in questo momento, cioè, e spero che entro la fine dell'anno diventi legge, per cui diventi uno strumento utile. Riafferma il ruolo degli ambiti, riafferma che la programmazione in mano ai sindaci, riafferma che il territorio deve essere titolare di una serie di funzioni. E c'è un concetto che mi piace molto, che spiego ai sindaci, che devono essere attenti su questo. Finalmente si supera il concetto dei fondi settoriali, cioè il fondo per l'handicap, il fondo per gli anziani, il fondo per la non autosufficienza, il fondo per la violenza sulle donne, per il contrasto alla violenza delle donne, il fondo. No, diventa un fondo indistinto, c'è un budget, viene assegnato l'ambito decide dove spendere. E questa era una questione, era una battaglia per noi di principio forte, perché siamo noi, come dire, che interpretiamo i bisogni del territorio e siamo in grado di destinare le risorse dove serve, non dove l'assessore di turno me lo dice, no, perché in passato qualche problema ce l'abbiamo. Anche qui vorrei ricordare che da quando funziona, noi in questo territorio, lo dico sempre, lo ripeterò,
10 anni fa non c'erano gli asili nido. In questo territorio ci sono 5 asili nido. Purtroppo uno sta chiudendo. Però ci sono 5 asili nido che hanno anche dei numeri incredibili. Credo che a Sassuolo debbano, anche adesso stanno completando gli ampliamenti. Chiaro? Noi diamo servizi in più rispetto al passato. L'ultima due questioni che voglio dire, potrei parlare di tante altre cose, eccetera, però vorrei ritornare su questo concetto da cui ero partito. Noi abbiamo smesso di fare il lamento, questo ormai appartiene alla cultura politica di questo territorio. È un valore condiviso dalla classe, chiamiamola così, mi viene un po' da ridere, mi sembra un po' identificato, dalla classe dirigente di questo territorio. Cioè, abbiamo smesso di fare il lamento, abbiamo invece cominciato a ragionare in termini di proposte, per cui noi ci stiamo attrezzando su due cose, due, perché tre, due. La prima è due di contenuto, la tre. Allora, una è i nuovi fondi comunitari. A ottobre speriamo che arrivino, siamo qui, e abbiamo messo i soldi al Merino del FEAR anche per la sanità. Chiaro? Finalmente ha fatto un concetto che, come dire, se io voglio lo sviluppo rurale, voglio lo sviluppo agricolo, il fondo del FEAR non è un fondo di sviluppo agricolo, è un fondo di sviluppo rurale. Il fondo di sviluppo rurale vuol dire il fondo che mira alla, questa è la prospettiva che io ho, che mira allo sviluppo delle aree interne, ok? E lo sviluppo si costruisce ovviamente dal punto di vista economico dell'area, ma dalla rete dei servizi che si garantisce. Allora, già dico adesso che lì ci sono i soldi, li abbiamo messi per il sociale, li abbiamo messi, ma non solo sulle strutture, che si possono finanziare le strutture, che forse noi è un problema che abbiamo di meno, ma li abbiamo messi anche sulla gestione, sul sistema di trasporto, per cui possiamo incrementare la domiciliarità, per cui per questo abbiamo bisogno di fare rete e sinergia, perché quello è uno strumento utile. Parliamo di qualcosa come tutto lo sviluppo del PSR, ce l'ha spiegato ottimamente nella buona iniziativa che abbiamo fatto, no? Sabato scorso Belforte, vedo il sindaco, no? È stato credo utile. 540 milioni di euro parliamo per lo sviluppo locale, di cui almeno il 15%, per cui vuol dire 90 milioni di euro sono dati per i servizi, per cui non parliamo di cifre proprio non utili. Ovviamente c'è la partecipazione, per cui ci dobbiamo costruire in questo modo, e questa è la prospettiva. La seconda prospettiva è quella che è venuta illustrare Marca in Consiglio regionale. Mi aspettavo che magari qualche parlamentare ogni tanto ce lo dica, visto che è una norma dentro la legge di stabilità. Ci sono 90 milioni di euro, anche confermati dalla legge di stabilità, per lo sviluppo delle aree interne. Lo sviluppo delle aree interne, come l'ha declinato Barca, è questo, cioè reti stabili di relazioni con i comuni, obiettivi su tre punti: scuola, sanità, sistema dei trasporti. Perché a detta di tutti, se non ci sono queste tre condizioni, un territorio non sviluppa, è perde popolazione. Chiaro? Questa è la precondizione perché ci sia qualsiasi ragionamento di sviluppo. Il territorio, la prima sperimentazione verrà fatta nel territorio a cavallo tra Cagliese e Fabriano, 3 milioni e 800 mila euro. Sono contento che lì sia arrivato questo livello. Bene, questo territorio insieme a un pezzo della Vallata del Metauro già si candida a essere il prossimo obiettivo, chiaro? Dobbiamo costruire un programma, dobbiamo costruire dei rapporti e abbiamo bisogno, se arriva Pagliolini, cominceremo a costruirlo con la sanità, eccetera, di costruire, cominciare a costruire questa provincia. Ed è il secondo obiettivo, secondo me, che si può fare. Terza questione, ultima, si può finire perché l'ho fatta anche troppo lunga. Al 31 dicembre le comunità montane chiudono, al 1 gennaio dovrebbero fare nascere l'Unione Montana. Allora, come tutte le volte, anche qui il dibattito è un dibattito lungo, stucchevole, poco informato, anche un po' demagogico.
questo periodo ho sentito di tutto, le cose più strane, le cose più serie. Beh, io dico solo che ai sindaci è molto chiaro, che qualsiasi ragionamento di ipotesi di sviluppo, così come lo declinate io, come le possiamo declinare in altro modo, che verrà dopo di me, lo ripeto, se non c'è una struttura in qualche modo che la costruisce, la sostiene, la accompagna, la roba non si fa. Per questo noi pensiamo che sia utile dar vita all'Unione Monetaria. Poi pensiamo di fare una roba un po' diversa da come l'abbiamo conosciuto in passato. Cerchiamo di prendere il meglio e magari di liberarci dei pesi e delle zavorre. Cerchiamo di dare una prospettiva. Però torno a dirlo, e lo dico come sempre, in questo territorio 15 anni fa la spesa per il sociale era intorno a 200.000 euro. Adesso è 1.382.000 euro. È finito. Allora, sta arrivando il presidente della provincia, Gilberto Conte, presidente di Montefeltro Salute. Un dibattito su Montefeltro Salute molto acceso, no? Diverse volte abbiamo leggiamo articoli di giornale, no? Strumentalizzare questo aspetto, no? Che una parte di Montefeltro Salute in qualche modo è privata, no? Quindi lanciando dei messaggi quasi, no? Che a Sasso Corvallo c'è una sanità privata. In realtà non è proprio così, no? Uno strumento della Regione Marche che utilizza per diminuire la mobilità passiva e aumentare quella attiva, che poi di fatto sono soldi. Prego, Gilberto. Grazie. Buongiorno a tutti, il sindaco già ha imparato bene le cose in due o tre riunioni. Grazie sindaco dell'invito e grazie per aver dato questa opportunità di confronto su un tema importante quale la sanità, che ci interessa tutti sia come utilizzatori del servizio ma anche come nei vari diversi livelli di operatori nel settore pubblico o amministrativo. Stiamo vivendo un periodo, è stato sottolineato, molto difficile nel nostro paese. Pensavamo, forse non credevamo nemmeno che la crisi in cui è piombato il paese fosse di uno spessore così profondo. Cercavamo qualche segnale di ripresa già qualche tempo fa. Pensavamo che questo territorio fosse un territorio che è in grado di arginare problema della crisi anche attraverso la grande qualità del modello marchigiano, dei nostri operatori economici, di queste strutture artigiane in grado di esprimersi nelle flessibilità del momento del mercato. Purtroppo è notizia di qualche giorno fa, di qualche settimana fa, che anche in questa parte del territorio una delle aziende pioniere come la Mercantini Mobili metterà in licenziamento nei prossimi mesi 55 operai. È un momento difficile, anzi vorrei lanciare, credo anche a nome di tutti i presenti, un messaggio di solidarietà a quegli operai, a quelle famiglie e a quell'azienda. Ma cito questo per, qualora ce ne fosse mai bisogno, per rimarcare e sottolineare il momento difficile in cui il Paese sta, perché credo che da questo momento se ne possa uscire solo attraverso riforme strutturali. Attraverso riforme che non potranno non toccare ancora una volta il problema della spesa pubblica, in particolare il problema della spesa sanitaria. Quindi saranno momenti ancora più difficili, i prossimi, dove, per i quali è opportuno che i tavoli del confronto, tipo questo, che si è aperto stamattina, rimangano dei tavoli aperti, dei tavoli nei quali il livello di attenzione sia tenuto alto anche da parte del territorio. Perché le razionalizzazioni di norma, se non sono condotte e ben amministrate, rischiano di portare delle situazioni devastanti, specie nelle aree più deboli come la nostra. Occorre l'assunzione di una responsabilità politica piena, di un coraggio politico, sia pure nella difficoltà di decidere, e mi pare di poter sottolineare quello che diceva prima Traversini, con riferimento al coraggio che la nostra regione ha messo nella riorganizzazione del piano sanitario regionale, un piano che mi pare vada apprezzato per lo sforzo che è stato fatto nella rilettura aggiornata dei bisogni del territorio,
una rilettura aggiornata nelle diverse esigenze dei diversi territori della nostra regione, ma anche una rilettura aggiornata nei bisogni emergenti. Basti pensare all'allungamento dell'attesa di vita, che produce una serie di esigenze nuove, no? nella terza età, nelle strutture di lungo degenza, le riabilitazioni, le case protette e così via. Mi pare che questo sforzo sia apprezzabile per il fatto che sia stata ricollocata tutta la struttura, il patrimonio strutturale, strumentale, umano ed economico su questa mappatura aggiornata dei bisogni. Ma il piano da solo, seppur apprezzato come sforzo, ha bisogno di essere concretamente attuato. E qui occorre una piena responsabilità dei territori nel condividere i percorsi, nel cercare di trovare le soluzioni. Io credo che la ritrovata alleanza e dialogo politico tra Pesaro e Fano, le due maggiori città della nostra provincia, potesse costituire un valore aggiunto a questo percorso, potesse dare un ulteriore stimolo di soluzione ai problemi. Dal dibattito che si vede sulla stampa in questi periodi si ha l'impressione che invece ci siano tendenze a portare vantaggi di parte, portare vantaggi di territorio. Io credo che siamo appunto in un periodo in cui queste cose non siano più accettabili. Non si può sprecare più tempo né risorse. Occorre un'assunzione piena di responsabilità e forse anche questo territorio, Michele, deve essere più presente all'interno di quel dibattito, perché l'affare ospedale unico Marche Nord non è sicuramente ad appannaggio della sola nostra, ma è una questione che riguarda l'intera provincia, l'intera area vasta e l'intera regione. Noi viviamo forse una sanità considerata minore, ma di fatto minore non è, una sanità forse più diffusa sul territorio, una sanità che va dai medici di base, all'attività dei distretti, all'attività dei coordinatori. I nostri cittadini fanno accesso a questo tipo di sanità al 90%. E su questo livello di sanità io credo che bisogna essere in grado di tenere anche qui un'attenzione particolare, perché i servizi siano concretamente accessibili sia dal punto di vista dei tempi che dei costi. E mi unisco a chi dice che ancora su questo settore ci sia qualcosa da migliorare. Le liste d'attesa indubbiamente sono un problema che va sul quale dobbiamo lavorare per risolverlo. Anche i costi di accesso sono dei costi che in questo momento pesano molto sulle famiglie. Una cosa alla quale non possiamo come territorio rinunciare in maniera più assoluta è la questione della gestione dell'emergenza. Su questo settore è già stato detto, è stato fatto molto, è stato dalle stazioni delle ambulanze realizzate dai sindaci in accordo con le comunità montane, eccetera, all'attivazione nel Conca, al superamento del problema storico dell'ambulanza del Conca di qualche anno fa. Sono, registriamo positivamente queste conquiste, ma forse sulla gestione dell'emergenza c'è ancora da fare. Io credo che il territorio possa rinunciare a molte cose, ma non all'esigenza di avere un servizio adeguato in termini di accessibilità, di tempi, di qualità di prestazione in qualsiasi parte del territorio per qualsiasi cittadino. L'emergenza è un fatto irrinunciabile. Mauro dice di non costringere, mi serviva fare una premessa generale. Porto solo alcune considerazioni, al tavolo dell'esperienza di Montefeltro Salute. È già stato detto che intanto Montefeltro Salute rappresenta sicuramente fa parte ormai incidibilmente del pacchetto dell'offerta sanitaria del territorio. Michele ha rimarcato molto bene il periodo politico di questo territorio, un periodo nel quale la politica del territorio ha smesso forse di piangere e lamentarsi delle insufficienze ed è diventata propositiva. È in quel momento che si è collocata questa idea
come dire, di concertare un passaggio di trasformazione, di razionalizzazione della nostra struttura ospedaliera, in particolare della chirurgia generale, per gestirne appunto il passaggio attraverso una sorta di progetto compensativo. Un'idea nata, come ricordava, da alcuni soggetti del territorio, che poi è stata prontamente presa, sposata dalla politica, dalle istituzioni e concretizzata nel progetto multiplo salute. Il progetto politico si sostanzia nel appunto nel gestire questa trasformazione con servizi integrativi di qualità dell'ortopedia, dell'oculistica, della pedologia, che ha prodotto già risultati immediati nei primi anni di attività. Non è una proposta che confligge col resto della struttura pubblica, perché fatta in una particolare, marginale situazione del territorio regionale, anzi, in questa particolare situazione del territorio va a cogliere proprio alcuni aspetti negativi della mobilità passiva, e quindi trasformando quella che è la mobilità passiva in un elemento utile al servizio regionale. Ma la vera novità di questo progetto, la vera genialità, non sta tanto nell'aver portato qualche servizio integrativo sul territorio, sta nella forma dell'attivazione di questo progetto, cioè in una sorta di sperimentazione di gestione misto pubblico-privata, dove per privato si legge Montefeltro Salute, dove Montefeltro Salute è una società di diritto privato partecipata al 60% dal pubblico, e dove l'attività viene attraverso la committenza del servizio sanitario regionale. Quindi un'attività svolta insieme al pubblico, una società di diritto privato svolta insieme al pubblico, in una struttura pubblica, dove una parte del percorso lo mette il pubblico, una parte del percorso la società. È stata un'esperienza che ha dato da subito risultati positivi in termini di attività, in termini economici, in termini di prestazioni, e ha operato una positività di attività per questi 11 anni. Nel 2011 forse ha raggiunto il riconoscimento più importante, quello da un lato di incrementare la propria attività estendendo l'attività ordinaria ormai consolidata anche alla protesica, e quindi con un incremento di budget operativi da parte del Servizio Sanitario Regionale, che ha spostato e incrementato il 30% l'attività di Montefeltro Salute, e dall'altro è stata riconosciuta la conclusione della sperimentazione positiva con la stabilizzazione della società, che oggi fa parte dell'offerta del Servizio Sanitario Regionale. Questi giorni abbiamo appreso che quell'atto deliberativo dell'ottobre 2011 non è sufficiente a decretare la stabilizzazione, è un percorso che dovremo perfezionare. Io colgo l'occasione per richiedere all'assessore, per chiedere al direttore d'area vasta di accelerare i tempi su questo aspetto, perché tutto si possa concludere entro questa legislatura, diversamente sarebbe un rinvio a tempi molto lunghi, perché rinnovo i consigli regionali, direttori e quant'altro, insomma porterebbe a tempi troppo lunghi. Quindi chiudo l'intervento sulla sottolineatura dei punti di forza di questa esperienza, che stanno sicuramente in una società che è collocata in aree particolari come la nostra, in aree marginali, in grado di intercettare mobilità passiva, in grado di attrarre mobilità attiva, è in grado di portare servizi integrativi di qualità sul territorio, diversamente non collocabili attraverso il sistema ordinario, e in grado di fare tutto questo anche con costi scontistiche di tutto riguardo rispetto a, naturalmente riesce a stampellare, permettetemi il termine, anche le strutture di riferimento in cui opera, perché è vero quello che diceva prima, forse la Vestia è stato un ottimo elemento collaborativo alla tenuta della struttura di Sasso Corvano. Io e lui ci auguriamo che questa esperienza, che si chiude con questa positività di cui vi ho detto, possa essere utilizzata sempre più per la soluzione dei problemi del nostro servizio sanitario regionale. Grazie signore. Allora, tempi serratissimi, ultimo intervento del neo presidente della provincia
Daniele Tagliolini, io ho provato a giustificarmi dicendo che venivi dalla costa, ma tutti sanno che sei sindaco del Veglio, quindi ci ho provato, ma l'ho detto mai. Alla quale insomma chiediamo un intervento rispetto alla dimensione provinciale, di stare in tempi abbastanza stretti, così poi diamo la parola per domande o interventi che raccogliamo nel giro di 10 minuti e un quarto d'ora, poi le conclusioni di Almerino, in modo che per la mezza 35 siamo riusciti a inaugurare, altrimenti rischiamo di andare troppo lunghi. Oltre a Daniele faccio anche in bocca al lupo a Omar Lavanna, che è consigliere provinciale del nostro territorio, sindaco di Mercatino, alla quale facciamo anche a lui un grande in bocca al lupo. Prego Daniele. Sarò velocissimo, 5 minuti, meno di 5 minuti. Sì, intanto ringrazio, tanti sindaci sono molto concreti, no? E anche rapidi nell'esposizione. Ringrazio Mauro e tutta l'amministrazione comunale di Lunano per aver fatto questo convegno. Ringrazio l'assessore regionale, la direttrice dell'area vasta, il presidente dell'Unione dei Comuni, di questo commissario. E anche Gilberto in qualità di presidente della Monte Pietro Salute. Perché già sono proiettato su quella dinamica lì. Parto da queste considerazioni sulla capacità di organizzare i territori anche ad un livello di servizi integrati. No, molte volte abbiamo sentito e siamo nella fase poi attuativa della nuova pianificazione delle unioni dei comuni montani, una nuova provincia in questo contesto fatta da sindaci e consiglieri comunali, perché l'ottica è quella dell'integrazione dei servizi. Ancora di più questo concetto vale per tutto quello che riguarda la pianificazione di tipo sanitario. Dobbiamo essere in grado di essere noi, no, come sindaci, rappresentanti territoriali, insieme ad una cabina di regia regionale, di interpretare quel livello di prevenzione e risposte concrete dei territori a tutti i livelli, no? Avere dei presidi tipo ambulatoriale, creare medicina di prevenzione, avere se possibile poi anche con ulteriori risorse di tipo comunitario, no? Penso anche al discorso della telemedicina, se possibile attuare, no? Ci sono alcune sperimentazioni, poi anche Gino Traversini, che è il nostro consigliere di riferimento per tutto l'entroterra, sa che in alcuni territori verranno implementate delle sperimentazioni legate alle aree interne e a tutto quello che concerne i servizi essenziali da un punto di vista di sanità, trasporto pubblico, digital divide. Cosa dire in più rispetto a questa nuova formulazione delle province? Che difatti saremo noi, in qualità di sindaci e consiglieri comunali, a farci portatori di interessi dei nostri territori, delle istanze che provengono. Una delle peculiarità è di essere all'interno, diciamo, come aree interne, di avere anche una viabilità infatti anche leggermente svantaggiata, e che non sempre risponde a quel tipo di esigenze che magari da un punto di vista sanitario di primo intervento possono avere delle risposte concrete. Su questo la pianificazione sanitaria regionale ha già dato delle risposte importanti, no? Basti pensare a tutto quello che riguarda il discorso delle di soccorso, le piattaforme di eliambulanza nei nostri territori, quindi si sta andando verso quel tipo di percorso. E soprattutto, dico, in un contesto dove i tagli sono sempre più importanti, cerchiamo di caratterizzare una buona amministrazione dando poi delle risposte concrete come quelle che oggi abbiamo qui a Lunano. Io non mi dilungherei di più e lascio la parola agli altri. Grazie mille. Allora, iniziamo con domande e interventi. Luciano Arcangeli, sindaco di Macerata. Mi ha chiesto la parola. Prego, io sono preso delle cose. Cerchiamo di non essere troppo prolissimo.
Buongiorno a tutti, saluto Traversini, l'amico Traversini, consigliere regionale, l'assessore, nonché la dottoressa Capallo, la mia anche anch'io provengo da quel mondo, quindi mi sarà giusto fare un saluto. Il mio intervento, voglio solo cercare di dare un contributo in questo senso. Mi riferisco a quello che ha detto il consigliere Traversini, no? Soprattutto perché riguarda la costruzione dell'ospedale unico. L'ospedale unico, no? È 20 anni che se ne parla, che però ancora non si riesce, no? Qui abbiamo anche l'assessore, quindi anche lui rivolgo un invito affinché acceleri le pratiche il più possibile. Perché dico questo? Dico questo perché si prospetta, come avrete letto, no? E avete detto anche qui prima, no? Un ulteriore taglio di 110 milioni per la Regione Marche per quel che riguarda la sanità, nonché i 90 milioni per i comuni, poi non so come faremo a darli a trovare. 110, ci sarà Alverino, ma gli altri non lo so, tra province e comuni, no? Non saprei come fare. Perché dico questo? Dico 110 milioni? Perché a conti fatti, no, di un convegno di un paio d'anni fa, con la costruzione dell'ospedale di Unico tra Pesaro e Fano, no, che abbiamo 47 dipartimenti, no, tutti doppioni, si risparmiano 80 milioni di euro, che non è altro che il taglio che si prospetta. Quindi se noi avessimo fatto l'ospedale Unico, no, già da qualche anno, forse questo taglio non ci avrebbe toccato, perlomeno in miniera parte. Bisogna comunque anche dare atto, e sto per finire, è una faccia lunga, all'assessore che in questi 10 anni che lui è assessore, insomma, gli ha portato in equilibrio il servizio sanitario regionale. Anch'io, no, per 15 anni, ma per 38 anni alla fine, perché, no, ero dirigente del bilancio della RAS Urbino, quindi conosco bene i conti e ho visto negli ultimi anni che in effetti, no? Abbiamo capito dove vengono i punti. No. La nostra zona territoriale era in deficit solo per questo, perché noi avevamo una mobilità passiva di 25 milioni di euro e l'attiva era di 12, lo dico io, no, comparete e parte. Però questo significa togliere ancora, no, ai nostri cittadini i punti di riferimento. Termino qui perché l'ho fatta anche troppo lunga, vi ringrazio e buon proseguimento. Pasquini Luca. No, ma se c'è il tempo, sennò io non è che voglio fare una domanda. Ma basta che non ci racconti la tua vita. Non è che voglio fare domande. Non la fare No, ringrazio di questa giornata, che va sempre bene parlare del settore sociale sanitario, però se c'hai 5 minuti volevo elencare alcune cose che sono d'accordo, molte cose funzionano, il nostro sistema, come ha detto Alessia Morani, è un sistema buono, le basi sono buone, però mi sembra giusto che in un convegno come questo ci sia anche la possibilità da parte degli operatori, di chi lavora sul territorio, anche gli amministratori, però pongono anche delle cose che devono essere migliorate. Ci sono alcuni servizi, magari più piccoli, però che sono molto importanti, che sono proprio quelli essenziali per i cittadini, che vanno secondo me migliorati. Noi siamo qui come amministratori e cittadini per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, no? Quindi il compito è sempre riformare e migliorare. Allora io mi permetto di intervenire perché sono un medico di base del territorio da 12 anni, lavoro a Montegrimano e a Frontina San Sisio, quindi poi due estremi del Montefeltro, ho fatto 10 anni circa di guardia medica in tutto il territorio, da Pergola fino a Nuova Feltra e qui. Poi sono assessore al comune di Carpegna. C'è qui il nostro sindaco Angelo Frangioni, che lo ringrazio perché su questi settori è sempre presente, assessore al sociale, alle politiche sanitarie e alla cultura. Allora, cose che mi vanno bene, è vero, il nostro sistema sanitario nazionale viene considerato da un'associazione importante come il terzo del mondo, con dei parametri ben precisi, no? Dopo Hong Kong e Singapore, qualcuno l'ha battuta, può nascere e dirà penso come sono gli altri, però questo nonostante tutti i deficit, quelli che notiamo, qualche spreco, le storture, indubbiamente il nostro sistema sanitario
è considerato di buon livello e pensate che la Francia è sempre stata prima per tanti anni, è passata al settimo posto, gli Stati Uniti sono addirittura al quarantesimo, la Germania, così efficiente probabilmente su altri settori, è attorno al ventesimo posto. Può essere una graduatoria un po' fittizia e non, invece è una graduatoria molto scientifica basata su parametri ben precisi, sulla vita media. E le Marche ha l'età più alta come vita media, quindi questo qualcosa vorrà dire, ci saranno anche lo stile di vita, il fatto che possiamo essere aggregati tra di noi, anche le varie associazioni, ma anche la sanità avrà fatto qualcosa per aumentare la vita media, che ce la battiamo con la Liguria, quindi sono dei parametri tutti positivi, no? E, però, quindi cose che funzionano, l'abbiamo detto, il servizio del 118, c'è qui il sindaco di Mercatino, io lavoro in quel territorio, è stata una battaglia grossa, fatta da anni, durata anni, fatta con tanti incontri con i cittadini, con gli amministratori, ci siamo arrivati, è una cosa positiva, io ci lavoro in pochi minuti, oltre al medico di base arriva un'ambulanza con un infermiere professionale che sa fare tante cose, alla notte c'è la guardia medica, un servizio importante di tutta una vallata. Il 118 è stata una battaglia fatta con l'autore di Cavallo, con tutti voi, con Michele Maiani, di Nedo Acco. Il sistema delle ambulanze, siamo arrivati a quella di Carpegna, oltre a quella di Mercatale, a quella di Monte Viciano, di Montegrimano, i tre apici del nostro territorio. Anche questo ci siamo arrivati dopo anni di difficoltà, però era un obiettivo anche della sanità regionale, della nostra area vasta, della nostra, ancora c'era l'ASU di Urbino, quindi della dottoressa Cappallo che è venuta alle varie inaugurazioni e anche di Michele Maiani, quindi ti do atto già due volte della tua Michele, quindi di azioni positive. E queste sono importanti perché, come sapete, gli ospedali più qualificati sono volontari, chiaramente. Il piano sanitario, anche questo fonte di tanto dibattito, alla fine a mezz'anno abbiamo chiesto tutti noi di non ragionare solo con i meri numeri, ma di ragionare sulla geografia del nostro territorio. Quindi il nostro ospedale non è stato per ora impoverito ulteriormente, anche perché impoverire ulteriormente c'è poco da impoverire, perché sono rimasti servizi proprio essenziali, sotto il quale noi non possiamo proprio permetterci di andare. E quindi ci ha ascoltato, anche questo lo voglio ringraziare per questa azione. E i conti regionali, l'ha detto prima, rischio commissariamento, quindi su tutte cose positive fatte dalla nostra sanità. L'ambito sociale, prima ha detto bene il Presidente Maiani, si faceva ognuno per conto suo, si dava 100.000, parlo di 100.000 lire che aveva bisogno, quello secondo il territorio, comunque il paese, era l'ambito di sociale, che è tutto cambiato, ne ha parlato bene sia Traversini che Michele Maiani. Un concetto anche sull'assistenza domiciliare, che in questi 10 anni ha svolto un ruolo importante, c'è qui il mio collega il dottor Ridolfini, Maurizio, un medico di base di Lunano, che è stato fino a pochi mesi fa il responsabile della nostra equipe di medici di base, che ci vediamo ogni mese e mezzo, quindi sa cosa vuol dire l'assistenza domiciliare, che anche qui ci sarebbe da migliorare qualcosa. L'infermiere è stato cresciuto di un'unità, però arrivano proprio al pelo, quindi fanno un lavoro importante. Una cosa essenziale sull'assistenza domiciliare sarebbe, perché si chiama assistenza domiciliare integrata, cioè vuol dire infermieri e medici, però purtroppo, Maurizio, no? Facciamo una forte difficoltà ad avere dei medici qualificati come i chirurghi e i neurologi a casa, ecco un punto per esempio dove noi potremmo migliorare, non è poi così complesso, no? Questo ne abbiamo parlato altre volte con la dottoressa. E il discorso delle terme non abbiamo parlato, però anche qui la regione ultimamente ha fatto un'azione importante sulle terme, sul budget regionale. Le terme sono anche turismo, oltre che salute, oltre che posti di lavoro, quindi anche questo, tutte cose positive che sto evidenziando, no? Poi in altri 3 minuti d'orologio vorrei evidenziare 5-6 punti da migliorare. E lo screening regionale, per esempio, una cosa importante, nel sud non c'è quasi niente purtroppo, screening regionale che è stato istituito tra tutti gli altri, quindi delle problematiche femminili, anche quello del tumore del colon, che da qualche anno vedete arriva una lettera a domicilio. E qui vi porto brevemente un'esperienza, io ho 1250 pazienti, per esempio nel sud c'è solo in Puglia, nelle altre regioni il marasma non c'è niente da questo punto di vista. Su 1250 pazienti, 42 positivi a questo screening gratuito, di questi 10 avevano un polipo che alla lunga potrebbe trasformarsi in una forma tumorale, 2 avevano un tumore in sito, cioè con un semplice esame delle feci gratuito, nella mia piccola realtà, 1200 persone, abbiamo salvato 2 vite sicure. Questi piccoli esempi di cose concrete che deve fare un'amministrazione regionale, no? E l'esempio di oggi a Lunano, che io ho lavorato qui, che quindi migliorano le strutture, gli ambienti di lavoro sono importanti, anche gli ambienti di lavoro sono importanti. Cosa migliorare? Dell'altro l'ho già detto. Quindi specialisti a domicilio sarebbe bene fare in modo che arrivino più frequentemente. Il servizio di prelievo a domicilio, c'è tutto un riordino, anche questo è molto importante che rimanga chiaramente, ne abbiamo parlato, che non deve esserci uno spreco, deve essere una cosa fatta quando serve, però anche questo è un servizio che costa, che non va assolutamente eliminato.
abbiamo parlato con il nostro direttore di distretto proprio in queste settimane. E le liste d'attesa le abbiamo parlato in modo un po' in portacello, le abbiamo accennato, però nel concreto, no? Nel nostro territorio, quali sono le liste d'attesa che veramente soffrono in modo notevole? E questo negli ultimi mesi è aumentato molto la situazione. Le liste d'attesa sulla, per esempio, la parte di la colonoscopia, la gastroscopia, tutta la parte degli ecodopper, che forse c'è stata anche un abuso in passato, ecodopper, però a volte sono fondamentali, soprattutto quelli delle basi del Colle, eppure ci sono molti mesi di attesa. E cosa si fa purtroppo? Vanno tutti a pagamento fuori, e purtroppo a pagamento, con questa crisi, la situazione è vera, a pagamento, la situazione è drammatica purtroppo con la crisi che si è creata. Quindi qui purtroppo è successo questo, che il nostro collega, c'è stata purtroppo la perdita di un collega molto bravo e specializzato proprio anche in questo settore, oltre che essere un bravo chirurgo, Celeste Riminucci, qui farei anche un applauso, perché è stato il nostro grande collega, sempre molto disponibile, che ci ha lasciato veramente troppo bello, poi qui siamo in casa sua, mi sembrava giusto ricordarlo. È fatto bene. Lasciando lui, non che neanche voglio fare una colpa ai dirigenti, però lasciando lui, il Pecodolper praticamente non è che è comparso, però si è ridotto tanto. No, ma le sto dicendo, ma senza demagogia, proprio do i dati, io ci lavoro, quindi non so cosa vuol dire. Le liste d'attesa sono un po' troppo lunghe in questo settore. Anche la mammografia, tempi infiniti. Allora, poi per chiudere, la Montefeltro Salute, ha detto bene Gilberto Conte, lo ringrazio lui per l'attività che svolge, anche lì più volte abbiamo fatto dei documenti comuni come Montefeltro, questo è positivo, tanti documenti, tanti incontri, che rende un'unicità del nostro territorio, anche in prospettiva ognuno comune lontano, c'è un'unicità di fondo, per esempio sulla realtà, sono sensato, hanno fatto grandi documenti che hanno portato anche a qualcosa. Sulla Montefeltro Salute abbiamo sempre chiesto di implementare alcune attività, per esempio l'odontoiatria sociale, che è un problema serio, le protesi, cioè questi sono, volevo sollevare temi concreti che potremmo risolvere anche a breve, secondo me. La medicina sportiva, questi gruppi vagano per tutte le regioni, tranne che adesso, perché non dobbiamo essere in grado di fare un'attività di medicina sportiva nel nostro territorio. Eppure sempre c'è Caroli, vedo qui c'è una parte della parte pubblica, ma non è sufficiente. Sull'ospedale unico, no? E poi chiudo, è stato detto alla fine il dibattito così. Però allora, è sicuramente importante per le spese, è importante avere due o tre eccellenze nelle Marche del Nord, perché noi siamo sventolati tra Ancona e Bologna e non abbiamo probabilmente due o tre eccellenze di alto livello, no? Si parla sempre di neurochirurgia, di altre specialità, di altra specializzazione. L'obiettivo comunque, oltre che la sede, noi sicuramente adesso potrà essere utile per alcune cose, ma che se ne dica, il nostro ospedale di riferimento, come detto, è sempre Urbino, rimane, oltre a Sassuolo come base, è Urbino, scomodo per la strada, in tutti, io parlo, vengo da Carpegna, sono 50 km, da Villa Grande, da Frontino, da Francisco, però nessuno dice questo, che il rischio dell'ospedale unico, poi io sono favorevolissimo, positivo, a accorpare dei doppioni e portare delle eccellenze, anche che non vorrei che ci sia il rischio di un ulteriore svilimento dell'ospedale d'Urbino, cioè questo nessuno lo pone, ma un rischio c'è anche questo, che stando a 20 km ce n'è un altro migliore e noi invece di 50 ne facciamo 70 km, capito? Quindi è vero che poi per le grandi cose uno fa anche 300 km, però questo tema mi sembrava importante dirlo. Pervengono noi al medico di medicina generale, anche noi dovremo, l'assessore Mezzolani ha proposto più volte, le case della salute, cioè anche noi possiamo riformarci, fare delle aggregazioni fatte meglio, con magari personale di studio, con infermieri, come in altre realtà, anche se c'è una zona geografica complessa, c'è tutto un riordino sulla ricetta elettronica, quindi anche noi stiamo cercando di migliorare e di venire verso i cittadini, sempre su impulso regionale. Chiudo, un'altra proposta concreta, nell'Emilia Romagna già funziona, non è che l'Emilia Romagna sia sempre il numero uno, però le cose che funzionano bisogna anche copiare. C'è una sperimentazione in atto anche nelle Marche, guardo l'assessore, sulla prenotazione anche in farmacia, oltre al CUP, perché finalmente dopo i primi titubanti funziona molto meglio, ovviamente, no? Quindi la prenotazione di visita in farmacia è una cosa che funziona molto bene in Romagna. Sull'ultima cosa, sull'ambito sociale, che funziona, è vero, è una cosa positiva, però qui secondo me, soprattutto nel nostro territorio, andrebbero coinvolte il più possibile tutte le associazioni di volontariato e di aggregazione, che invece sono magari un po' meno coinvolte, perché ne abbiamo tantissime e ci possono anche aiutare anche economicamente in un certo senso, lo vedo nell'esperienza di Carpegna, che quando abbiamo qualche bisogno alle scuole, quindi chiediamo risorse. L'ultima cosa, quindi sul turismo, noi abbiamo la fascia alta, per dire questo, che cioè, dobbiamo ricordarci che le economie sono tante, qui c'è l'economia della piccola impresa, dell'artigianato, ma a Carpegna, Villa Grande, la parte alta, noi d'estate
cioè questi sono i numeri, l'Alessia dice che gli piacciono i numeri, da 1700 va bene, da 1700 abitanti arriviamo anche a 8-9.000 persone, infatti in un mese e mezzo due. Do atto sia alla dottoressa Capalco che all'assessore che ci hanno garantito in questi 9 anni una guardia turistica, c'è anche il vice Caroli che ci aiuta a livello tecnico e burocratico, che questo garantisce, proprio i turisti, perché parliamo di economie future, di culture, ma i turisti quando vanno in un posto, soprattutto quelli familiari, la prima cosa che guardano, oltre a se il mare è bello, qual è la copertura sanitaria del territorio, quindi non dobbiamo dimenticarci di questi aspetti, no? Quindi il turismo è un'economia grossa, sul Monte di Carpegna la domenica d'estate in agosto c'è 2-3.000 persone che non è che devono pensare a sperare in padre mio, ci vuole un'organizzazione. Allora, per chiudere la 118 di Mercatino, qualcuno guarda i numeri in base all'altro territorio, chiaramente la popolazione abbiamo 3 ambulanze, una se due senza medico, una con il medico. Ma qui la sgrava per esempio tutta la fascia di qua, quando il 118 è a Belforte, non può essere a Mercatino o sopra Villa Grande, è un territorio anomalo, complesso. Se vogliamo stare qui, bisogna che cerchiamo di mantenerlo. Allora per chiudere dico questo, allora l'importanza anche dei cittadini però, perché oggi c'è molta partecipazione, però in altre occasioni c'è un po' meno partecipazione quando si parla di sanità, quindi l'importanza dei cittadini è fondamentale. Allora ti si diceva che c'era uno slogan pubblicitario di qualche anno fa, l'abbiamo chiuso così anche altre volte, e noi siamo orgogliosi di vivere qui, no? Vabbè, noi siamo orgogliosi di vivere qui come operatori, come cittadini, di vivere nel Montefeltro, bello, un bellissimo territorio, però vorremmo continuare a vivere in salute, bene e possibilmente a lungo. Grazie. Professor Peccarelli, professore Cimarroni, sentiamo. Allora, tanto fai fatica a dire al tuo capo. Un ottimo organizzatore, molto più bravo di me. Quindi anzi mi complimento per l'iniziativa, un saluto a tutti. Punti, vado proprio per punti flash. È stato detto l'importanza delle relazioni tra sindaci e tra comuni, verissimo, mi collego all'ultimo intervento, nelle reti ci vuole sempre un qualche capofila in grado di gestire la governance. Allora nella sanità, probabilmente nell'entroterra, è molto importante, a mio avviso, il ruolo di Urbino che è stato richiamato, ma che credo negli ultimi tempi sia un pochino indebolito. Qualche idea che probabilmente è in campo già, non essendo uno specialista non so, e non ho neanche grandi approfondimenti tematici sul settore, però qualche idea la volevo dare. Prima questione, come ricercatore sono sempre attento ai temi dell'informazione e della conoscenza. Allora, io credo che per favorire i processi decisionali nella scelta delle strutture sanitarie sia importante nel nostro territorio che si sappia le performance dei professionisti medici, cioè sostanzialmente quanti interventi vengono fatti e di questi interventi qual è l'esito, un po' come avviene nel mondo anglosassone, credo che sia una sfida per la regione, ma una sfida anche per il nostro territorio, che per esempio vi darebbe una mobilità passiva che a volte poggia sulla disinformazione dei pazienti, che ritengono che magari sia molto più efficace un ospedale emiliano, dove c'è qualche primario di grido che è stato formato da noi, ma in realtà da noi ci sono ospedali altrettanto validi, quindi questo credo sia un tema importante. L'altro tema è l'uso delle tecnologie, si è parlato di ricetta elettronica, ma io vedo la tecnologia come un modo oggi imprescindibile proprio anche per l'educazione della popolazione giovanile. Allora nell'accesso, siccome l'accessibilità è il tema fondamentale per la sanità, non è solo un tema di ricetta elettronica, ma può esserci una consulenza elettronica, ci può essere il trasferimento dei dati del paziente presso la struttura sanitaria in tempi immediati, quindi molto meno carta e più tecnologia, e credo che questo sia un altro grande investimento su cui il piano sanitario debba puntare, parallelamente quindi all'investimento in professionalità. A volte si limita il dibattito sulla questione degli investimenti in edilizia sanitaria e ci si dimentica dell'investimento invece delle risorse software, dell'immateriale, quindi della tecnologia, ma anche nel personale. E poi il tema della prevenzione, che lo leggo al sociale, un'ultima battuta, chiaramente vivendo nel mondo della formazione e della dell'università, credo che possa essere interessante per questo territorio dove la qualità della vita è estremamente alta, collegarsi tra sanità, università, noi abbiamo per esempio scienze motorie a Urbino, abbiamo scienze della nutrizione,
e quindi sono centri che potrebbero favorire sicuramente il miglioramento delle condizioni di salute a partire però dai giovani, quindi attenzione alla, per esempio all'alimentazione ai giovani a partire dalle scuole elementari, scuole medie, quindi un progetto integrato in cui dentro ci sia la formazione, i medici di base, i medici professionisti, l'università e soprattutto gli insegnanti scolastici per educare i ragazzini, visto che poi di fatto sono diseducati purtroppo nelle famiglie e dai mezzi di comunicazione di massa. Grazie. Dottoressa Capalbo voleva in realtà fare un intervento integrando, credo. Sì, io ringrazio il professor Pencarelli in estrema e perfetta sintonia, perché le parole che lei ha detto praticamente seguiranno un ciclo di informazione, perché mi sono resa conto in quanti anni che sono in questo posto che abbiamo le eccellenze ma che il territorio non le conosce, tant'è che la settimana scorsa ho recepito una determina proprio di promozione dell'accesso ai servizi dell'area vasta da parte dei cittadini. Prima lei parlava di Urbino. Bene, ad Urbino abbiamo eccellenze, ovviamente il territorio che deve fungere, è importante anche conoscere il territorio e qual è il primo accesso del cittadino sul territorio. Ritornando a Urbino e alle eccellenze che ci sono, attraverso una trasmissione televisiva, faremo un ciclo di una decina di puntate, vorremmo far conoscere le specialità, cominciando dalla cardiologia, che è una delle migliori a livello provinciale, con la ritmologia facciamo gli impianti di pacemaker e l'elettrofisiologia, abbiamo la senologia che lavora anche in concomitanza con Cagli, abbiamo liste d'attesa in senologia perché abbiamo portato un professionista dall'Emilia Romagna che si è trasferito da noi ed è un'unità semplice dipartimentale che ha persone che vengono da tutta la regione Marche, da fuori anche della nostra regione, abbiamo liste d'attesa di 300 persone, di donne che vengono a farsi operare da questo professionista, tant'è che stiamo implementando, assumendo un altro chirurgo plastico ricostruttivo e stiamo ampliando la logistica tra Urbino e Cagli. Abbiamo un'oncologia che funziona perfettamente con il territorio, una rianimazione, un dipartimento di emergenza e urgenza perfettamente integrato col territorio. Quindi da novembre in poi, giusto per ricordarlo, praticamente pubblicizzeremo, comunicheremo, perché secondo me i cittadini effettivamente è carenza nostra la mancanza di comunicazione. Volevo solo annunciare questo, ecco, grazie. Ultimo intervento, Milano, ti chiedo di. Sì, sì, no, velocissimo, guarda, una cosa, allora. Innanzitutto gestione dell'emergenza, non possiamo farne a meno, in queste zone si muore, perché l'ambulanza, se a Mercatino Conca arriva in 2 minuti, da noi arriva in 45 e su 3 chiamate provate da questa stessa persona, 2 volte ha superato i 45 minuti, è assolutamente inaccettabile questo. Poi c'è un discorso molto interessante che anche la signorina l'ha appena detto, cioè questi ospedali, mi scusi, questi ospedali, la signorina ha detto, beh, io la vedo giovane insomma, voglio dire, gli ospedali dell'interno, no, invece di questo lento declino, perché di questo si sta ultimamente, si stanno trasformando, si sono già trasformati, magari i primi piani sono dei ricoveri perenni per gli anziani, potrebbero, esattamente come già si sta andando su alcune cose, trasformarsi invece in centri d'eccellenza. Magari una piccola, voglio dire, una frustatina la vorrei tirare io, invece di questo ospedale unico, vabbè, ormai non si va certo a cambiare il destino di questi, però si potevano benissimo sfogliare in tutta la nostra comunità, diciamo, del pesarese, alcuni reparti proprio in colla. Se a Sasso Corvaro, faccio un piccolo esempio di nicchia, mi operano molto bene la caviglia, ma perché la caviglia me la devo andare a operare a Pesaro? Potrebbe invece attrezzarsi e specializzarsi in questo ospedale, abbiamo il centro di riabilitazione a Macerata, potremmo avere un altro ospedale interno che magari è specializzato su quello che diceva la signorina, e magari un altro potrebbe essere un centro cardiopatico. Secondo me questo creerebbe un risparmio anche a livello economico.
altro che andare tutti tra Pesaro e Fano e magari ipotecare questi ospedali nell'interno, perché Urbino, benché si dica, è destinato a essere squalificato. Allora, innanzitutto, parliamo di quello che vogliamo, però incominciamo dall'emergenza. E l'ultima cosa, scusate, la gestione degli anziani. Io non so negli altri ospedali, ma immagino che sia una cosa analoga al nostro. Abbiamo i primi piani che sono dei ricoveri per gli anziani. Sta povera gente, praticamente, stanno anche un mese in degenza. Allora, perché non fare un calcolo dei costi e curarle a domicilio? Altro che le case per gli anziani. Se io fossi anziano voglio essere curata a casa mia se c'è la possibilità di farlo. Se i costi lo permettono, può darsi che magari tutti quei servizi che diceva il dottore di prima che non sono disponibili oggi, quindi il professionista che si arriva a casa per fare un esame, può darsi che magari ci costi anche di meno o quantomeno uguale, e liberiamo la struttura. Ecco, tutto. Grazie. Bene. Allora, prima di devo fare dei ringraziamenti per l'intervento che è stato fatto qui a Giugnano. Ovviamente il primo ringraziamento va all'assessore Mezzolani, alla dottoressa Cavallo, però devo ringraziare l'ingegner Cascioli, che per un periodo della sua vita ha visto la mia presenza molto forte nel suo telefono, no? Cioè, avrei capito che io lo facevo perché sono un tipo un po' ansioso, però in realtà era... ti devo ringraziare perché è stato veramente molto professionale e ci ha dato veramente una grande mano. Romagnoli Marco, ci è stato molto vicino, ci ha seguito, quindi un ringraziamento va anche a lui. Devo fare un grande ringraziamento al dottore Dolfini, perché veramente quasi mi passa dal termine tra i grandi capocantieri, nel senso che era lì sempre presente, ci dava una mano, continui consigli, quindi veramente un ringraziamento di cuore. E poi a tutti gli operatori che, del distretto, quindi Macerata e quant'altro, che ci hanno aiutato, sono stati vicini in queste operazioni di recupero, veramente un grazie. Adesso lascio la parola all'assessore, scendiamo di sotto, poi quando ha finito scopriremo la targa con l'assessore, Don Bruno darà la benedizione e poi taglieremo il nastro. A seguire il pranzo per gli invitati nella tenda qui sulla destra che usciamo, quindi in realtà facciamo tutto qui sotto, quindi solo per ricordare il programma. Io ho finito, ovviamente la struttura c'è, è bella, quindi dottoressa Cappato, assessore, no? Più la utilizziamo meglio è, quindi insomma noi siamo a disposizione anche per eventuali specialisti, ma tanto per l'ambulatorio, per quello mi metto una mano sulla coscienza, lo faccio. No, io non so. Lo dico perché insomma l'intervento è un intervento importante. Tutti lì a fare l'analisi. Bene, a posto, va, perché era fatta la sintesi. Bene, allora, conclusioni all'assessore Almerino Mezzolani. Sì, grazie, grazie al sindaco, grazie a tutti voi, anche perché ci è offerta con questa iniziativa un'altra occasione per cercare di fare il punto su ciò che è stato fatto in questo territorio, ma più in generale nel settore sociosanitario, e soprattutto quello che è più importante è cercare di mettere a fuoco quelle che sono le tematiche e diciamo le risposte a queste tematiche per ciò che concerne il futuro. Ma io partirei da una riflessione prima di tutto, e cioè si parla nel volantino della bacheca, insomma, che è il tema di questo convegno, è le sfide dell'entroterra, qui riguarda la sanità, si parte dalla sanità perché riguarda la salute, ovviamente uno dei temi sicuramente cruciali, più importanti che ci riguardano, però c'è, come dire, il senso della sfida. Ora, che cos'è una sfida per chi amministra i territori? Lo dico perché vorrei che prima di tutto noi valorizzassimo ciò che abbiamo fatto. E ciò che abbiamo fatto la dice lunga su quello che siamo, come abbiamo interpretato il mondo che è cambiato intorno a noi nel corso di questi anni, come abbiamo risposto e come dobbiamo rispondere. Perché la sfida che cos'è se per un amministratore se non prendere atto di ciò che si è, dei servizi che si hanno, di come
è organizzata la società che ci circonda, avere, come dire, una visione su ciò che sta accadendo di nuovo, cercare di capire dove arriva il cambiamento e attrezzarci al meglio per affrontarlo. Questa è la sfida. Allora, rispetto a ciò che è avvenuto, siamo stati all'altezza delle sfide che il tempo ci ha presentato in questo territorio, nell'entroterra in generale? Perché solo se facciamo un'analisi di questo con ogni probabilità capiremo anche meglio che cosa dobbiamo fare adesso rispetto a ciò che il tempo ci sta mettendo di fronte. Io dico di sì, noi abbiamo risposto al meglio, noi abbiamo avuto nel bene o nel male e al di là delle parti, delle appartenenze politiche, noi abbiamo avuto, naturalmente perché siamo stati con l'orecchio dentro il nostro territorio e a contatto diretto con la nostra popolazione, con la nostra gente, con i nostri cittadini, abbiamo avuto una classe dirigente illuminata che ha saputo stare al meglio dentro il cambiamento che è passato davanti. Guardate, non era facile e non era scontato. Noi oggi ci lamentiamo per le carenze, alcune carenze che ci sono, ma non è detto che se non fossimo stati all'altezza di quel cambiamento le cose non sarebbero andate in altro modo. Guardate che nei territori dove questo non è avvenuto si è pagato e si paga un prezzo di gran lunga più pesante di fronte alla crisi che sta avvenendo. Perché lo dico? Qui le sfide sono state accettate e anche vinte, perché è vero che nel momento in cui abbiamo capito che cambiava il sistema sociosanitario, che venivano meno le risorse, qui si è cercato di guardare al futuro. Montefeltro Salute è uno degli esempi fondamentali. Proviamo a immaginare, ve lo ricordate, finché ha vissuto dentro questo territorio, le battaglie campanilistiche che sono state fatte. È solo attraverso, come dire, la visione illuminata e lungimirante degli amministratori si è capito prima che altrove. E ancora non si è capito dappertutto, si è capito prima che altrove che quelle battaglie avrebbero affossato l'uno e l'altra parte, un territorio e l'altro, Macerata e Sasso Corvara. Allora era questa un po' la dinamica, no? Bene, ci si è messi a un tavolo, si è aperto un confronto, si è guardato un po' più lontano, si è smessi di guardare l'ombelico, si è rivolto lo sguardo all'orizzonte e si è capito che invece occorreva una soluzione nuova, innovativa, lungimirante, che potesse in qualche modo salvaguardare la sanità nel territorio. Non credo che sia stato fatto poco, non tutti hanno fatto in questo modo. E dove non si è fatto, torno a ripetere, il prezzo che si è pagato è un prezzo pesante. Qui invece siamo ancora in modo dinamico dentro al cambiamento che, diciamo così, guarda al futuro. Ma se possiamo discutere è proprio perché veniamo da quell'esperienza. Ecco, questo è il senso della sfida. C'è un pericolo, a mio modo di vedere, che anticipa la nostra visione sui servizi a partire da quello sulla sanità. Perché vedete, in questo paese è in atto una profonda trasformazione. Poi dal punto di vista, diciamo, possono divergere i punti di vista da cui si guardano a questa trasformazione. Possiamo essere più o meno d'accordo, ma di certo è che si va verso una razionalizzazione di carattere istituzionale che rischia di marginalizzare le zone più deboli e più povere del paese. Perché guardate che quando vengono aboliti i livelli istituzionali, è vero che si razionalizza la spesa, lo si fa magari sull'onda dell'emergenza e non si ragiona manco troppo a volte,
Il rischio è quello che si va a intaccare gli assetti democratici del paese stesso. Faccio un esempio. Si è ridotto giustamente, io avrei fatto un'altra scelta, però si è detto che il Senato deve essere una rappresentanza territoriale, non ci sono più senatori eletti, si diminuiranno, quindi viene diminuito il numero dei parlamentari, è stato giustamente diminuito il numero dei consiglieri regionali, ma a bocce ferme quella riduzione può comportare la mancanza di una rappresentanza di interi pezzi del territorio. E badate, non è secondario, per nulla, avere un rappresentante del territorio o non averlo. Perché sono state dette alcune cose, io vi ringrazio anche per come avete sottolineato il lavoro che è stato fatto in questi anni, ma probabilmente non sarebbe andato allo stesso modo se magari l'assessore era di Ascoli, non perché non avesse avuto da Ascoli una visione regionale, ma solo perché magari ci si mette un'attenzione in più nella ristrettezza delle risorse a dedicarne un po' di più, magari si è più propensa a dedicarle al territorio. Lo dico per dire che quella rappresentanza ha a che fare con gli assetti democratici. Nel momento in cui vengono meno, si diminuisce il numero dei consiglieri regionali e non si mette mano alla loro corretta distribuzione territoriale, se viene meno, vengono meno quelle rappresentanze, è chiaro che il territorio si indebolisce. Ecco perché dobbiamo, la prima sfida è questa. Dicevo, noi siamo stati protagonisti di questo cambiamento e guardate, lo abbiamo fatto in virtù anche del peso che abbiamo avuto in quelle rappresentanze, perché se non c'erano amministratori del luogo in provincia, amministratori del luogo in regione, con ogni probabilità la volontà di stare come siamo stati da protagonisti dentro ciò che è cambiato avrebbe avuto di sicuro un valore nettamente inferiore. Noi ci siamo saputi stare, dicevo prima, ho citato l'esempio di cui abbiamo ottenuto risultati, è stata ricordata la POTES, il distretto, poi bisognerà consolidare se le direttive regionali vanno in una direzione diversa, vedere come si può salvaguardare in questo territorio anche la guardia medica. C'è stato, abbiamo ottenuto dei risultati, è stato detto delle postazioni di emergenza che sono state sviluppate, non è avvenuto così in tutto il territorio. È stato questo che ci ha permesso, perché vedete, noi siamo adesso di fronte ad un passaggio delicato. È stata annunciata ieri e l'altro una nuova manovra attraverso il patto di stabilità, sono stati annunciati nuovi tagli, questi nuovi tagli toccheranno anche il sistema sanitario, io spero solo che non tocchino, non vanno ad incidere sul 2014, ma partano dal 2015 in avanti. Tra l'altro io spero che ci possa essere una trattativa atta in qualche modo ad attenuare l'impatto che potrebbe avere questa manovra, perché è chiaro che tutto ciò rimetterebbe in discussione anche quello che noi abbiamo già attraverso sacrifici pesantemente fatto. Perché vedete, ascoltavo il nostro Premier ieri dire: le regioni devono fare la loro parte, bisogna ridurre gli sprechi, bisogna razionalizzare, bisogna ridurre i primari, i direttori, benissimo, però bisogna farlo, bisogna cominciare a dire quello che diceva Alessia, che si facciano queste cose laddove non sono state fatte. Perché vedete, noi abbiamo anticipato la riforma, noi abbiamo anticipato questa legge di stabilità, perché noi avevamo qualcosa come 623 primari nelle nostre piante organiche, ne abbiamo ridotti 170,
in virtù delle norme che sono venute avanti. Le unità operative semplici erano 947 in capo carica, ne abbiamo adesso 200 in meno. I direttori li abbiamo diminuiti, perché se è vero che siamo passati attraverso contestazioni pesanti del territorio, delle parti sindacali, attraverso le resistenze del sistema, siamo passati da 13 zone, che se vi ricordate, con una forte autonomia ed una forte dispersione di risorse, se siamo passati a un'ASUR unica con 5 aree vaste senza personalità giuridica, quei 153 milioni di buco che avevamo e che producevamo ogni anno fino al 2006 non li avremmo mai colmati e non saremmo oggi la regione che nel 2013, in virtù del cammino che ha fatto, ha avuto come premialità, perché per la prima volta in questo paese il riparto è stato fatto per costi standard approssimativi, in verità, però per costi standard, questo ci ha permesso di essere stata la regione che ha avuto la più alta premialità rispetto al 2013, in virtù del cammino che abbiamo fatto. Noi quel patto di stabilità che si fa l'abbiamo anticipato con la nostra riforma, perché il fatto che qui veniva rivendicato, il passare da una forte ospedalizzazione, da una visione ospedalocentrica del sistema, ad una visione territoriale, è quello che abbiamo fatto e stiamo faticosamente facendo. Le resistenze che vengono quando abbiamo parlato di trasformazione degli ospedali di polo in casa della salute derivano da lì. Ma poi sarà evidente che quello che diceva adesso il signore lì con la telecamera, che dava della signorina alla nostra dottoressa, io ho detto, c'ha problemi di vista. Quello che dicevi tu è quello che noi vogliamo fare in Calabria, perché tu stavi parlando, quando dicevi quelle cose, stavi parlando di chirurgia ambulatoriale specialistica. È quella che vogliamo promuovere. Noi stiamo parlando di case della salute in cui i medici di medicina generale, come diceva Pasquini, vanno, come dire, devono essere di supporto, asse portante di quelle strutture, come punti di riferimento, senza smantellare ovviamente la loro capillarità nel territorio. Però a Pasquini vorrei ricordare che ben venga la sua buona volontà, ma vorrei anche sottolineare tutte le resistenze che abbiamo incontrato e che incontriamo in quel mondo che resiste perché non vuole stare dentro il cambiamento e preferisce difendere magari anche qualche privilegio che si è ritagliato, che il tempo ha ritagliato. Allora questo è quello che stiamo facendo ed è talmente vero. Sì, no, ma lo so bene, e io devo dare atto, ad esempio, nel nostro territorio, non è così in tutte le Marche, che abbiamo trovato grande disponibilità, ovviamente non da tutti, ma una disponibilità di massima ad approcciare il sistema. E voglio anche aggiungere questo, che nella discussione che stiamo facendo si sta evolvendo questo tipo di concessione. Io capisco anche che uno che sta dentro un sistema, che è abituato a questo, ciascuno di noi naturalmente quando è chiamato a cambiare vuole capire bene che cosa gli succede domani prima di lasciare quello che ha di certo oggi. Questo è comprensibile, però bisogna essere, come dice giustamente il nostro premio, bisogna avere il coraggio le sfide richiedono coraggio, senza coraggio non si fa nessuna sfida. E noi andremo avanti su questo, perché quella medicina che si sposta sul territorio, lo abbiamo dimostrato con le delibere ultime che abbiamo fatto, perché il potenziamento dell'ARDI, quello che abbiamo varato, i 100 posti per la salute mentale e per la disabilità, sia fisica che mentale, i 150 posti di RSA, i 200 di RP che abbiamo finanziato a settembre, a partire dal settembre di quest'anno, no?
e che li abbiamo destinati al riequilibrio territoriale, perché naturalmente quando tu attivi un servizio, siccome devi trattare allo stesso livello tutti i cittadini delle Marche, quei posti li abbiamo distribuiti, siamo stati laddove, siamo stati attesi, dicevo, in questo contesto, laddove mancava. Adesso però, a partire da gennaio, ripeto, se questo deal che ci è passato addosso non torna indietro e non fa retromarcia, di quelle strutture lì non solo c'è l'ulteriore potenziamento dell'AIDI, ulteriori posti per i disabili fisici e mentali, ma ci sono ulteriori 200 posti per l'RSA e 400 per l'RP da distribuire sul territorio, che entrano dentro le nostre strutture, che come diceva giustamente Maiani prima, è chiaro che lì costano molto meno che stare dentro l'ospedale, perché se non hai quelle strutture non è che vanno per forza di cose in una struttura, e in questo caso entra nell'ospedale con risposte del tutto inappropriate e come tali enormemente più costose. I costi poi sono quelli che tu dici. Queste cose le abbiamo fatte. Che cosa serve? Allora, noi abbiamo, per recuperare quel gap fortissimo che avevamo, abbiamo uno, riorganizzato il sistema, che vi ho ricordato prima, la Slovunica è stata la chiave di volta, badate, che è quello che abbiamo fatto noi, che ancora oggi da noi critichiamo e c'è qualcuno che vorrebbe ritornare al passato. Quelle cose ce le stanno copiando in tutta Italia. L'Emilia Romagna, a proposito, no? Che noi dovremmo copiare alcune, tante buone cose che fanno, basterebbe copiarle, loro ad esempio stanno copiando una buona cosa che noi abbiamo fatto nelle Marche, perché stanno facendo aziende sanitarie territoriali uniche. Perché? Perché è chiaro che quello è il punto di svolta di una razionalizzazione della spesa. Abbiamo avviato una riforma sui servizi, abbiamo anticipato anche il patto della salute ed è quello che abbiamo fatto. C'è stato un elemento, e noi dobbiamo scusarci soprattutto con i rappresentanti territoriali e i sindaci, perché è vero, perché noi avevamo ipotizzato una manovra di una riforma molto più morbida, molto più lenta, perché ce lo consentivano le risorse. Ma dopo la finanziaria 2010, 2011, 2012, dopo la spending, abbiamo dovuto accelerare quel percorso e non abbiamo avuto il tempo di spiegarlo in maniera anticipata ai territori. È vero, perché noi avevamo varato dei piani d'area vasta e dopo la spending siamo stati costretti a rivoluzionarla. Avevamo due opzioni davanti. Uno, andare a spiegare ciò che facevamo, innescando anche qualche resistenza in più rispetto a quelle che abbiamo avuto, e perdevamo il treno, non facevamo in tempo, oppure abbiamo detto interveniamo, facciamo gli atti amministrativi che ci competono e poi nel tempo spiegheremo esattamente ciò che stiamo facendo, ed è quello che adesso si comprende un po' meglio. E se siamo un po' avanti perché l'abbiamo presa da questo verso qui. In ultimo, abbiamo detto, non basta questo, ci vuole anche una riforma strutturale del sistema. Perché a chi contesta, se vi ricordate, cito per questo il discorso dell'ospedale pubblico, no? Che non è solo Pesaro o Fano, abbiamo in mente altre strutture, Ascoli San Benedetto, c'è lo stesso dibattito, ce lo stanno solo citando. Tra Ascoli e San Benedetto. Quando siamo partiti abbiamo fatto un ragionamento, io credo, molto lineare, molto coerente, che un amministratore deve fare, non può non fare se fa l'amministratore come deve farlo, perché poi si può anche fare senza affrontare nessun problema. Si può anche fare l'amministratore dando la responsabilità dei disastri agli altri, cercando di sollevare se stessi, ma non funziona. Si può fare anche l'amministratore galleggiando sui problemi, cercando di vivere la giornata per dire io sto qui, tanto devo starci qualche anno, poi si arrangia chi viene dopo. Questo sarà, come dire, è l'errore che può affossare tutti. Noi abbiamo fatto un discorso molto lineare.
due città discutono non da 20 anni, da 30 anni di fare un ospedale unico, capisco che fanno. Lo fanno così per vizio? O lo fanno perché quegli amministratori capiscono che il tempo prima o poi li metterà davanti alla necessità di fare strutture moderne, all'avanguardia, che rispondono alle esigenze dei cittadini? Lo fanno, io penso, per questa seconda motivazione. Il problema qual è? È che è mancato il coraggio di affrontare quelle popolazioni, quei campanili, per fare una scelta corretta. Quella che andava fatta, non oggi, perché oggi siamo di fronte, abbiamo messo tutti i tasselli, ci mancano le risorse. Ieri c'erano le risorse, nessuno si è preso la briga di affrontare seriamente quel tema. Questo dobbiamo dire, dobbiamo dircelo, no? Anche con un aspetto critico alle amministrazioni, al di là del colore delle amministrazioni. Allora, quando noi abbiamo approcciato il problema, siamo partiti da lì e abbiamo detto: non può esistere in epoca moderna e con la velocità del cambiamento dei tempi che noi si regga una buona sanità in due ospedali che hanno più di 100 anni. Non convinciamo nessuno, lo sanno i medici e gli operatori che lavorano lì dentro. Per quanto tu gli dai le attrezzature, per quanto tu gli puoi dare il personale, non ci sono più i percorsi clinici per corrispondere a un moderno modello di sanità. Allora abbiamo detto: ci possiamo permettere in questo tempo di fare due ospedali nuovi? Ci avrebbero preso per mano. Allora abbiamo avviato un percorso di integrazione con l'intento di arrivare ad una struttura unica. È quello che abbiamo fatto. E non è vero, o è vero in parte, quello che diceva Gino Traversini, che non si è discusso. Io credo che se in questa provincia un tema su cui si è discusso da molti negli ultimi anni è questo, e questo è stato questo tema. Tant'è vero che quando noi scegliamo il terreno, non lo sceglie il comune di Pesaro o il comune di Fano. Lo sceglie la regione, lo sceglie la provincia e soprattutto lo scegliamo in maniera condivisa con la conferenza provinciale dei sindaci. Quindi c'è stata una discussione. Io temo che quella discussione stia mancando adesso, che non si comprende esattamente nell'entroterra quanto danno può produrre il fatto che lì quell'ospedale unico non si faccia. Perché quegli 80 milioni a cui accennava il sindaco di Macerata sono il reale risparmio che metterebbero in garanzia tutto il resto del sistema se lì facciamo questa operazione. E non è vero che Urbino verrà penalizzata, perché con quell'azienda Urbino è l'ultimo e l'unico presidio di ospedale di rete nel territorio, e quindi quella struttura mette in garanzia anche e soprattutto Urbino, così come lo vogliamo preservare. Il problema qual è? Ecco perché io dico: noi abbiamo fatto tutto il percorso. Allora, se io porto a discutere due comunità dopo 30 anni, li convinco a fare l'ospedale unico, convinco gli operatori di quel sistema, trovo il terreno per farlo in uno stato normale, il giorno dopo tu mi devi dare il finanziamento, perché quello è l'ammodernamento che tu mi chiedi, quelle sono le riforme strutturali che tu mi chiedi. Noi l'abbiamo richiesto quel finanziamento. Sapete come sta il paese, i soldi per gli investimenti non c'erano e, badate bene, non ci saranno. Allora io faccio l'amministratore e ho l'obbligo, siccome so che quell'obiettivo è il bene della mia comunità, io ho l'obbligo di trovare le risorse o di cercarle, poi non so se ne trovo, di cercarle altrove, perché io quell'ospedale noi lo dobbiamo fare. Perché vedete, c'è un altro particolare che io ho ricordato ai sindaci, che nel momento in cui noi discutiamo 3 anni fa il piano sanitario,
L'azienda, vi ricordate, non c'era l'azienda Marchenò, c'era l'azienda San Salvatore di Pesaro, l'ospedale di Fano e l'ospedale di Rete. Se noi non aggiungiamo all'azienda San Salvatore il presidio di Fano, l'azienda non aveva i numeri per stare in piedi. Le direttive ministeriali governative dicono che quello perdeva la titolarità di azienda, e quando perdi la titolarità di azienda non hai più le specialità che un'azienda tipica di un'azienda sanitaria. Bene, io voglio rammentare appunto ai sindaci di Pesaro e di Fano che il 31/12/2014 scade il piano sanitario. Lo si farà nel 2015, lo farà un'altra amministrazione, ma se noi facciamo venir meno, di questo sono certo, perché nel frattempo i numeri e le direttive ministeriali e governative sono più strette, allora se noi facciamo venir meno quell'obiettivo, l'azienda Marchenò non c'è più. Questo lo si deve sapere, a che domani qualcuno non venga a dire: guardate che questo non ce l'avevate detto. Quell'azienda salta, dopodiché le specialità che sono in quell'azienda, parlo dell'emodinamica e della chirurgia, questo territorio non le avrà più. Ecco perché io dico attenzione, ed è il tavolo che abbiamo messo, noi siamo disponibili a ridiscutere il modello di integrazione, ad alimentarlo, a implementarlo, a stare più attenti, siamo persino, come dire, essendoci due nuove amministrazioni, disponibili anche a discutere la riparametrazione dei terreni, a farvi capire come li abbiamo scelti. Siamo persino disponibili a discutere se nel caso in cui si voglia cambiare terreno ce ne fosse uno condiviso dai due comuni e dall'intera comunità per farlo altrove. Attenzione però prima di rimuovere il terreno che è stato individuato, perché non nessuno l'ha individuato da solo, perché rimuovere quello e non trovarne un altro significa far saltare il progetto. Dopodiché si dovrà spiegare dopo, perché alla fonte di quel progetto, alla fonte del non raggiungimento di quel risultato, qui quell'azienda salterà. Allora io ho l'obbligo di andare avanti, ho il dovere di andare avanti, e spero che, ovviamente, avendo amministratori accorti, questa cosa la si comprenda bene e si scelga il meglio, non per noi o per quello che lasciamo, perché poi gli amministratori passano, ciò che resta sono le soluzioni dei problemi se li abbiamo risolti, o i problemi irrisolti se non li abbiamo risolti, e qualcuno, non è che le paga gli amministratori, le pagano queste cose le pagano i cittadini. Ecco perché dico, l'ho fatta un po' lunga su questa cosa, ma è emblematico. In una fase di cambiamento tumultuoso al quale siamo esposti, peraltro in un tempo in cui tutto deve essere fatto in emergenza, perché questo è il vero problema, quei tagli che sono stati proposti, io so bene che se ci si mette a un tavolo si va bene a dettagliare dove sono e a colpire coloro i quali gli sprechi non li hanno combattuti. Il problema vero che ha Renzi, come che abbiamo tutti noi che amministriamo, è che siamo obbligati non solo ad operare amministrativamente senza risorse, ma il fatto è che dobbiamo farlo in fretta, e fare bene in fretta e senza risorse, credetemi, è terribilmente complicato. Questo ci riporta al tema iniziale: unità del territorio, unità di intenti, spirito di collaborazione tra sindaci, tra amministratori, perché questa è la vera difesa. Badate che dentro questo tempo chi rischia di più sono le zone che possono essere marginalizzate per prime. Noi siamo esattamente a rischio. Io non ho citato a caso il ragionamento della rappresentanza, ma io mi auguro che gli amministratori, le forze politiche, i partiti qui scelgano le persone che sia più facile, diciamo, da eleggere, che abbiano più potenzialità e che unitariamente si punti su quelle, perché o si fa così
o quella rappresentanza viene meno, e io credo che il venir meno di quelle rappresentanze mette a rischio la tenuta, diciamo così, sociale dei nostri territori, cosa che abbiamo sempre combattuto e alla quale abbiamo sempre, come dire, contrapposto un muro di resistenza. Però credetemi, nel tempo non c'è mai nulla a proposito di sfide di conquistato per sempre, non esiste. Soprattutto non esiste adesso che il cambiamento è più tumultuoso e più rapido di quanto avvenisse prima. L'esempio ce l'avete, lo possiamo fare, noi siamo una zona di mobilia, vi ricordate? Bene. Allora, una volta insediati, no? E poi venivano tutti da formazione operaria, non c'era il bisogno continuo di rinnovare la tecnologia di quelle aziende, tutto andava più piano, tu prendevi, che ne so, una pialla e durava per 20 anni, adesso se tu non investi larga parte del guadagno che hai in nuove tecnologie, dopo 6 mesi sei fuori dal mercato. Ecco, il tempo ci mette davanti questo. Vale per tutti, vale per la politica e vale anche per i servizi che noi abbiamo di fede. Se ci comportiamo, io credo, con la stessa visione lungimirante, avremo un futuro, saremo protagonisti anche nel futuro del nostro territorio. Diversamente rischiamo di perdere, diciamo, anche quello che abbiamo costruito in corso di questi anni. Andiamo di sotto per l'inaugurazione, poi pranzo per gli invitati sul portellone. Allora un pezzo, ne voglio un pezzo.